Salve a tutti, sono Mattia per le amiche più intime, Mattioschi, e sono qui quest'oggi per darvi il benvenuto alla puntata 332 di Facce di Nerd, la rubrica settimanale in cui parliamo delle notizie più importanti a tema cinema e serie TV. Abbiamo un cast ricchissimo, siamo al gran completo. In realtà c'è qualcuno che ha ricevuto una telefonata, se n'è andato, forse l'ha ricevuta da qualcuno che intende inserirlo all'interno di Matrix. Vedremo. Ma iniziamo da chi è presente. Victor Laszlo 88. Buon salve, salve a tutti ragazzi, sono carico oggi, anche se non so di cosa si parla in realtà, però sono carico. Informatevi, c'è una bella immagine di copertina, c'è già il No, titolo. non ho guardato. Insomma. Qua sopra, c'è scritto qua sopra, le teste di StreamYard, cioè. C'è scritto un po' dappertutto, ma comunque conserviamo la sorpresa. Filippo Altroquando. Oh là là, buonasera, buonasera. Io sono qui, riciclo il mio brand, vengo dal passato, provo a rilanciarmi, mi pare di aver capito, infatti, leggendo qua sopra, che oggi si parlerà di questo tema, quindi anch'io mi aggancio al carrozzone e mi ricordo che esiste un brano country che diceva I'd trade all my tomorrows for one single yesterday, scambierei tutti i miei domani per un solo ieri. Zero Calcare dice nessuno guarisce dalla propria infanzia, perciò meglio che vada siamo rovinati. Direi che a livello di tematica abbiamo centrato il punto, ma abbiamo un giovincello qui che non soffre di nostalgia, è del 93, pensate Salve, com'è fresco. Salve! il piccolo Riccardino Fuffolo mi chiamavano Sì, esattamente. all'esordio sullo schermo cinematografo. Esatto. Comunque, salve a tutti, grazie per l'invito. Oggi non sono al 100% un po' di influenza, forse anche un po' di febbre, e da quello che so anche altri non stanno messi benissimo, ma io contribuisco a La rompere febbra. la tra ecco, per restare in tema, ma io contribuisco ad andare contro lo stereotipo di genere affrontando facce di nerd nonostante la malattia, però vi devo dire che ho una copertina per darmi forza, quindi vabbè. Ma che bello. Sì, comunque notano in chat che il 30 sulla tua felpa corrisponde agli anni che porti. Non male. Che poi in realtà sarebbe 1930, ma noi non lo Ah, diciamo. no. Dark Andros, il 22enne Dark Andros, benvenuto. 22enne, magari, ma che Dio t'ascolti. Buonasera, buonasera a tutti, bentornati qui su Facce di Nerd. Io sto bene. Siccome nel pre-show, insomma, ci siamo confrontati un po' sullo stato di salute, anche perché l'età avanza e quindi le conversazioni, insomma, cominciano a scarseggiare o si parla del La tempo. dentiera, Certo, sì. però io oggi sto bene, quindi l'ho Ok. detto. Se l'è tirata. Esatto. Travatar 91 ancora nella sua incarnazione gozillesca, parrebbe leggendo il nick. Non ti sentiamo però. Sei sabotato dai poteri forti. Forse. Adesso? Non so perché ogni Adesso. tanto non so perché, ma ogni tanto il mio microfono gli parte il bottone che lo muta, nonostante io non lo tocchi, quindi non lo so, ogni tanto gli viene lo schiribizzo. Comunque io vorrei ricordare una cosa che si diceva l'anno scorso: il successo di Barbie e Oppenheimer è la prova che il pubblico si è stufato dei franchise. E delle cose vecchie. Esatto. Signor F. Salve, sì, io Ma ho questa lasciato. luce dirompente, cosa succede? Mi hanno trovato mancanza di vitamina D, quindi sto cercando un po' di capire. Con l'avvento della Hai messo primavera, una sto cercando super un po' di. lampada nella stanza, in No. realtà, di la verità. Con i raggi. Comunque, però è bellissimo, è una cosa È bello, completamente è molto diversa. carino. Sì, io ero al cantiere qua sotto, dico, ma sai, è Facce di Nerd, si sta facendo tardi, quindi anch'io mi unirò a voi, miei vetusti amici, per stare qui insieme a voi, insomma. Un febbricitante, debilitato, distrutto, uomo che sapeva troppo. Ah, no, Attenzione! spoiler! 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 Sono Io non. anch'io! Io. Vedi, sei riuscito a rovinare anche la mia presenza. Io non so dove mi trovo in questo momento. Sono veramente in delirium tremens, ma sono qua per voi. Quindi resistiamo, vediamo. E anch'io
per aiutarmi una copertina. Come... Bravo, mi è piaciuta questa. Ma è l'inserto di Repubblica, uomo. Proprio, bravo, bravo. Michele Innocenti, che avete già visto, mannaggia. Scusa, uomo, una domanda. Quanto hai di febbre? Sentiamo. 36. Io ci avevo il 38. 37, boh, 5. L'ultima volta 37,5. Ecco, 37,5. Ora, c'è questo luogo comune degli uomini che con 37,1 vanno in coma, non reggono niente, non reggono neanche il semolino e bla bla bla. Ora, è vero che io quella settimana sono arrivato quasi 40 minuti di ritardo perché ero sconvolto dal sonno febbroso sul divano, ma io sono venuto in live con 39,2 di febbre, 39,2. Ma questo è quello che dici tu comunque. Guardate, riceverai un premio, Ma 37, da 37,5 in su la percepiamo tutto uguale noi uomini, quello è il fatto. È vero, non è più nemmeno febbre dopo. Non lo so, oddio, in effetti anch'io con 37,1 comincio a essere comatoso. Secondo me è un po' quello, però... un po' quello. A sto giro un pochino meglio, comunque... Paolo Innocenti è tornato. Sono tornato. Una telefonata importantissima. Con Ghostface dietro di me, è sempre bello essere qua, quindi iniziamo. Non ho letto nemmeno gli argomenti, quindi andiamo così. Sono sempre scritti sopra su Twitter. Esatto, infatti li sto leggendo adesso, ecco. Perfetto, top. Tanto vorrei iniziare così con un tono poco polemico, un utente che ci dice che nessuno si è cagato Robo Dreams, parlate tanto di cinema ma alla fine non date visibilità a prodotti piccoli. Caro Giorgio, nel cinema più vicino a casa mia lo proiettano solo di pomeriggio e io c'ho da lavorare, devo fare le dirette? È colpa mia? Non rompete il cazzo! Scusa, più che altro, apri un canale YouTube e parlane tu. Canali, quindi... ma più che altro mando un abbraccio sentito al ragazzo in questione. Ma no, dai, Redele. Stamani sul mio canale, che si chiama Inno al Cinema, è uscita la recensione. C'è scritto, infatti, vi salva. E che cazzo? Oh. Anche sul mio, c'è pure lo short sul mio canale. E allora? Perché loro non lavorano, non fanno un cavolo da mattina a sera, quindi possono andare di pomeriggio. No, io anteprima, che però in effetti... Anteprima addirittura, di raccomandati. Io l'ho visto con Link in anteprima, però regolare. Raccomandato, visto? Io ecco sono più rock, mi hanno invitato Rosicoli, ma non sono andato. Rosicoli. Grande Victor. Ecco. No, non perché non volesse, perché non potevo. Che raduno di trasgressori, ecco, che abbiamo. Lo vedrò sosteniamo... con un altro dopo. Sosteniamo il cinema e poi guarda il film con i Link, complimenti. Esatto, non complimenti. Io voglio dire una cosa a Filippo. Mi hanno invitato all'anteprima, non è che tutte le volte che mi invitano all'anteprima ospiti in quella città di merda che è a Milano, quindi, a Bologna. Quindi pensate che addirittura vi parlano del film avendolo visto sullo schermo del computer, una tristezza scandalosa. Io cinema, pure il regista in sala. L'altro no. L'altro comunque, no, Michele oggi sembra un po' Sabretooth. Guardate, bello. È vero, dovevi vederlo con gli elastici. È un po' se solo oggi Pino Insegno lo doppiasse. Va. Sì, sì. Eccolo qua, l'insaccato. Porco, sì, è vero. Ma si fa Robo Dreams distribuito col buco del culo. Infatti, certo. A parte gli scherzi, io l'avrei visto volentieri, ma veramente lo proiettilo solo di pomeriggio. Addirittura è al The Space, invece, paradosso dei paradossi. È al The Space. Ma di sera? Mi sembra di sì. Perché anche da me è al The Space, però l'ultimo spettacolo è tipo le 17 di pomeriggio. Una tristezza sconfinata. Io ce l'ho, ma lo spettacolo più tardi è alle 18:20. 14:30, 17, confermo. Avete visto? Quindi però io lo andrò a vedere, però... Io non riesco un po' una cosa molto semplice, è molto bello. Quindi se l'ho trovata... Immagino. Ma io immagino... Gli Oscar, ci sarà motivo. Sì. Vabbè, comunque non si parla di cose nuove, ma si parla di cose vecchie. No. Quindi, sì. Cominciamo subito. Dunque. Vintage. Fulmine a ciel sereno. Non credo che nessuno se l'aspettasse. Ma perché? No. Adesso cerchiamo di capirlo. Sempre che ci sia una risposta, non saprei. Annunciato ufficialmente, quindi... Non c'è timor di smentita, lo fanno Matrix 5, che vi dico subito.
non ha un titolo ufficiale. Questo 5 è messo lì per inquadrare meglio l'argomento, per aiutarci, ma se ne parla semplicemente come di un film ambientato nel mondo di Matrix. Quindi potrebbe essere un prequel, uno spin-off, un sequel diretto, non si sa. Quel che è certo è che ad occuparsene non saranno le sorelle Wachowski. Già una si era defilata. Ma già vero, però sono sorelle. Io tutte Lana, sì, Lana adesso sarà solo presente, sì, ma come produttrice esecutiva. Il regista e sceneggiatore nuovo è Drew Goddard. Un nome interessante, perché come regista ha diretto Quella casa nel bosco e Sette sconosciuti El Royal. Come sceneggiatore ha scritto Cloverfield, Quella casa nel bosco, vabbè, un suo film, ma anche di Whedon, World War Z, che è probabilmente il progetto minore, Sopravvissuto, The Martian, Sette sconosciuti e tante serie TV, come ad esempio qualche puntata di Alias, qualche puntata di Buffy ed Angel Longrain, qualche puntata di Lost, tante puntate di Daredevil su Netflix. Era lo showrunner, no? Sì. Quindi... No, doveva esserlo, ma poi ha cambiato all'ultimo, mi pare. Ci fu un po' lui casino, non era lo showrunner, ok. Lo era stato per un periodo. A me sembra di sì. O se lo è stato solo per una stagione. Magari forse solo per la prima stagione. Però forse stato, prima stagione, sì. C'è stato un rimestaggio a un certo punto. Sì, qualcosa certo, sì. Quindi, secondo me, ma non è detto che l'opinione sia valida per tutti, è un personaggio abbastanza interessante e valido. E comunque anche World War Z qualche bella intuizione di sceneggiatura l'aveva. Il regista, che era un cane ignobile, sminchiava tutto. Però qualcosa di carino nella sceneggiatura c'era, quindi... Ci confermano che ha fatto da showrunner alla prima stagione. Diciamo. Sì, sembrava. Forse anche la migliore, peraltro. Senza alcun ombra di dubbio. Sì. Anche la terza era bella, però la prima è proprio... Ok. Parliamone un po' in ordine variegato, non procederei schermata per schermata, ma lanciamoci nel vivo della questione. Già Andros si è chiesto perché. Un po' sì, perché tutto sommato... Allora, a me, non vi dirò, il quarto, chiamiamolo così, sono Resurrections, non mi ha fatto saltare di gioia, però non mi ha nemmeno fatto schifo, cioè da dire oddio, che roba tremenda... Ho visto decisamente di peggio, che non è mai un buon punto di partenza, cioè dire ho visto di peggio e quindi sì. non ho fatto i salti di gioia, nel senso che io l'avrei gestita diversamente, però Matrix non è mio e quindi giustamente, cioè, guardo quello che c'han voglia di far loro. Che nemmeno lei, che comunque l'aveva creato Matrix, la sapeva scrivere, quindi non direi, ti preoccupare. Matrix non è mio. Questo è vero, questo è vero. Ci ho messo anche un pochino, attenzione, però... perché dovevo risettare un attimo il lasso di tempo. Questo è vero. Però io mi chiedo perché, più che altro per il semplice fatto che ci sarebbero anche lì, io trovo la continuazione, ripeto, premesso che secondo me non ce n'era bisogno, però la continuazione di un franchise come Matrix la trovo l'ennesima, secondo me, occasione sprecata. Anche già a partire dal quarto, io ora ripeto, anche qui non si sa nulla di questo quinto, si sa che è ambientato nell'universo di Matrix. Allora, ma avessero fatto così fin da principio? Ora, Matrix era stato, tra l'altro, su molte cose anche un pioniere cross mediale da quel punto di vista. Io mi ricordo, maledetto cane il budello delle vostre mamme, sti motociclisti, scusate. Abbiamo iniziato con la rabbia, andiamo avanti. No, perché tutte le volte ci sono sti stronzi, continuano a passare. un saluto a tutti i motociclisti. Era stato, tra l'altro, all'epoca, 20 anni fa, giusto per chiarire, noi eravamo lì, Gandalf, 3000 anni fa, quando all'epoca e oggi le Wachowski avevano optato per una cross medialità di grande livello. Per esempio, con l'espansione dei due film, sia Reloaded che Revolution, in ambito cross-mediale, per esempio anche con i videogiochi. Se tu compravi, chiamava all'epoca? Enter the Matrix, bravissimo, avevi delle scene all'interno, a parte che seguiva la storia di Niobe e di Ghost,
due persone comprimari, insomma, all'interno di Reloaded e di Revolution, però ti faceva vedere dei pezzi del vero e proprio non solo film, ma anche dei pezzi di film che non erano presenti nel film, quindi era veramente molto molto avanti. Il gioco era piuttosto mediocre, ma in realtà conteneva, diciamo, questa bellissima cosa, questa espansione del mondo. Io non ho capito già con il quarto perché non siamo andati ad espandere, ma abbiamo voluto, come sempre, andare, insomma, a riprendere un po' tutto quello che era, facendo vedere che poi alla fine in realtà era andato tutto un po' così, poi dopo vabbè ci riprendiamo un po' sul finale, boh. Adesso o si mettono a fare una roba veramente cross mediale come l'avevano pensata negli anni 2000, o anche Animatrix, se ve lo ricordate, Animatrix, c'era la serie di corti animati bellissimi, tra l'altro bellissimi, delle firme incredibili che andavano, non tutti, attenzione. Non tutti. Michele, sei mutato? Sei mutato, però ho intuito non tutti. Ho intuito che erano non tutti. Però comunque delle firme, insomma, anche di grande prestigio e livello, e andavi a creare del contenuto in più, laddove tra l'altro ce n'era anche molta voglia, perché io mi ricordo, cioè, 20 anni fa, cioè, Matrix, voglio dire, qualsiasi cosa uscisse brandizzata Matrix era wow, cioè tutti volevano saperne di più alla fine, no? Non capisco perché non sia stato fatto questo col quarto. Ora, se col quinto invece mi vogliono andare a esplorare dei meandri di Matrix che non si sono ancora visti, io però avrei soltanto un consiglio da dare: attenetevi al Matrix originale, cioè non cominciate a sporcarlo. Questa è una mia personalissimo gusto. Non andate a sporcarlo con elementi e tutto quanto, ma inserendo altre cose, perché Matrix era già bello così com'era. E tra l'altro, pur essendo contestualizzato a fine secolo scorso, inizio proprio di questo secolo, conteneva già tutte le anche i problemi, no, che volendo vogliamo affrontare oggi, tipo l'intelligenza artificiale e paradossalmente anche il concetto di privacy, che non esiste, perché chiunque delle macchine può vedere che cosa fai, dove lo fai, quando lo fai, quindi c'era già tutto. Sì, ok, magari non c'era TikTok, non c'erano queste cose qua, ma i concetti base c'erano. Io mi atterrei, cioè, ve lo ricordate il professor Cataldo? Professore, se potesse attenersi al testo, ecco, se potessero attenersi al testo, per me possono anche andare avanti quanto vogliono, perché ripeto, Matrix 4 io l'ho, la parola giusta è tollerato, cioè non mi ha, e lì dico non mi fa schifo, però non faccio neanche i salti di gioia. Però io anche lì è chiaro che tutti vorremmo vedere, un po' come per Star Wars, tutti volevamo vedere ancora Luke ancora giovane 40 anni dopo, e poi c'è la CGI, ci si può, però fatemi delle storie, non lo so, su anche sulla prima versione di Matrix, esatto. Cioè ci sono 6 versioni, no, prima del spoiler per un film di 20 anni fa, ci sono 6 versioni, no, di Matrix prima della versione di Neo, forse lui è la 7ª, non mi ricordo se è la 6ª o la 7ª. Ricordavo tipo la 7ª, sì. Una roba del genere. Fammi magari degli... Forse era la sì. Sesta interazione. No, questa è la 6ª interazione, mi pare che diceva l'architetto. Ecco, l'architetto, no? Dicevo, caspita, ma fatemi vedere qualcosa delle Matrix precedenti, per esempio. Sarebbe fantastico, no? Ricordi che la prima era stata un'utopia e avevano dovuto smantellarla perché era tutto perfetto. A me piacerebbe vedere quella. Esatto, cioè perché è andato tutto in vacca nella prima versione? Magari puoi spiegarlo, puoi fare... c'è un mondo di cose, invece no. Per il quarto loro hanno ripreso loro due... che insomma, boh, c'avevano voglia, un po' c'avevano meno voglia. C'era Catrian Moss, si è portato i bambini in studio, però, perché non sapeva chi lasciarli. Parlare del quarto è una cosa complicata, perché in teoria, secondo me, volevano criticare proprio quello che stai criticando tu. Sì, ci sono alcune scene, per esempio il Merovingio, la scena del Merovingio, chiaramente, cioè, viene proprio detto, e quello infatti è per quello che ti dico, la parodia di Kamei di merda che adesso sì, volete ancora, esatto, in Deadpool e da tutte le parti. Era meta, ma per era quello, molto meta. Per quello ti dirò, infatti l'ho tollerato, nel senso che ho detto ok, cioè ho visto cosa ha voluto scrivere la Wachowski mentre lo faceva, cosa voleva dire, l'ha detto in questa scena qua, perfetto. Però allo stesso tempo mi ha comunque lasciato un po' di tristezza,
perché allo stesso tempo dico, caspita, cioè comunque se uno dei due ha fatto uno dei film cult a cavallo tra due secoli, che verranno ricordati per sempre, e comunque anche tu sei obbligata a fare questa roba qui. Non so se riesco a rendere il concetto. Cioè sì, riesci a sfogarti perché glielo fai dire ad un personaggio, però boh, con tutto quello che per si poteva fare. Un film così, però ripeto, riapriamo una discussione che era durata intere dirette, piene di scontri. Sì, no, ecco, esatto, non volevo entrare. Salute io e Matioschi. Ecco, no, non volevo riaprire la parentesi 4, però era per dire il 5. Se loro mi vanno ad esplorare delle realtà che sono comprensibili anche allo spettatore che magari non è che era fissato come noi che eravamo lì 3000 anni fa, però che dici, ok, questa è un'altra versione di Matrix, che tra l'altro è facilissimo perché non hai nemmeno bisogno dei casini alla Lost o casini anche tra virgolette alla Star Trek, fare la Kelvin timeline, quell'altra timeline, il multiverso, no, sono diverse versioni di Matrix, la chiudi lì semplice, quindi non è che c'hai tanto bisogno di spiegare troppo. Quello sarebbe fantastico, però non credo che lo faranno. Ma io sinceramente tutto sto bisogno di un prequel non ce l'ho, perché alla fin fine, poi posto che bisogno è sempre relativo, io lo dico sempre, non sentivo il bisogno di Mad Max 4, poi l'ho visto e no, ok. Allora ti dico, scusami se ti fermo, io ho detto prequel per comodità, ma potrebbe essere anche un sequel alternativo. No, ma non dico a te, tutti dicono che... Sì, ma comunque ci sono franchising, perché Mad Max è un mondo, uno scenario dove puoi raccontare veramente tante avventure. Matrix sì. È un concetto che poi si è andato complicando oltretutto partendo da un primo film che aveva una sua struttura solida e autoconclusiva, che diceva delle cose, per poi cambiare anche discorso strada facendo e diventare tutt'altro. Sì, sì. Perché inizialmente era un esempio per rigettare il concetto di necessità, però nel caso specifico non è solo Andros, altri hanno detto potrebbe essere interessante un prequel sulla prima Matrix, ma alla fin fine non è che è una cosa nebulosa e quindi il film getta luce. Ti viene detto, è nato l'eletto perché c'era stato il casino che tutti rigettavano la simulazione e quindi per evitare il casino hanno dovuto creare l'eletto. Ti hanno spiegato come funziona, non è che io sento il bisogno di vederlo, quindi quello è relativo. No, è vero, però magari potrebbero, cioè quella può essere una cosa detta dall'architetto. Cioè comunque è come la stessa storia, tipo la storia la scrivono i vincitori. L'architetto non mente. E non lo so. No, l'architetto non mente, questa è una cosa base del personaggio. Se viene fuori che ha mentito, davvero sputtaniamo tutta la trilogia. No, non è che ha mentito, diciamo, ha raccontato una verità dal suo punto di vista. Esatto. E può essere un modo per alterare la realtà lo stesso. Esatto, cioè da trecchiano di vecchia data, cioè ti dico, anche i vulcaniani non mentono, virgola, ma... Quindi hai mentito o solo esagerato? Esatto, quindi però scusate, sapete qual è la cosa? Se ne parlava anche l'altro giorno. Cioè, il discorso, la cosa che a me perplime è il voler riprendere un franchise che nella sua ultima incarnazione è stato un flop clamoroso. È già stato fatto altre volte. È stato già fatto altre volte, per l'amor di Dio. Però diciamo che tra tutti i brand di cui Warner dispone, non so se questo era quello giusto, anche perché il quarto film a molti è piaciuto, a me no, non voglio riaprire lo sappiamo tutti il perché, chi segue Faccender lo sa cosa pensiamo. Non capisci un cazzo! No, forse è proprio il contrario, ma comunque, il discorso è che un quinto film, che sia un prequel, un sequel e quant'altro, io non so che tipo di attrattiva possa avere, cioè perché un quinto film dovrebbe andare meglio rispetto al quarto? Cos'è che puoi fare per... No, ma aggiungo anche un'altra cosa. Essendo che il quarto è uscito da poco, non c'è neanche quell'effetto nostalgia del... Vabbè, l'ultimo non è piaciuto, però ma un po' mi manca. Io questo non lo so, perché il quarto, diciamo che qui dovremmo lasciare da parte la parentesi del quarto, ma secondo me è impossibile. Come fai? Infatti, perché, ragazzi, vabbè, non solo, ricordiamoci che anche Revolutions era stato una mezza delusione. Sì, tra l'altro detestato dalla maggior parte dei fan, se vogliamo stare a guardare. Sì, quindi... mi ricordo, ma è vero anche quello che dice Andros, cioè che Matrix non è soltanto il film, Matrix è una realtà
commerciale allargata, pervasiva, che quindi fa anche leva sul soltanto suono del suo brand, del suo nome, e quindi annunciare un nuovo film, la possibilità di agganciare l'attenzione del pubblico, diciamo, non si considera del tutto bollita. Io non so se in questo caso c'entri il, come lo definiscono, effetto Concorde, quando si dice che qualche cosa si è investito tanto in qualche cosa, se non altro emotivamente anche, da non riuscire a rinunciarci. Credo che il Concorde c'entrasse perché le aziende che avevano messo soldi nel, nell'azienda Concorde aerea ci avevano investito talmente tanto che, per quanto fosse in perdita e per quanto ormai fosse lì per scatafasciare, non riuscivano a staccarsi e dire: ma ci abbiamo messo tanto, continuiamo a sovvenzionarla, continuiamo a puntarci. Però era figo il Concorde, E diventa una meta, e diventa una metafora per dire che Filippo, quando su qualche cosa ci si è puntato tanto, si fa fatica a metterla da parte. Ma effettivamente, Filippo, ora che ci penso, Matrix e Warner, c'è un franchise in cui la Warner ha investito nonostante fosse morente da tipo 5 anni? Aspetta, aveva due lettere, una era mi pare la D, l'altra non mi viene. In effetti è proprio da Warner insistere su roba che sta andando a fanculo. Però, attenzione, io infatti la riflessione, io intanto volevo sapere da Filippo F un po' come è andata dietro le quinte, visto che tanto lui... Lui c'era, era presente. No, a parte le battute lui. Scherzi. Cioè, la cosa, io dico la verità, da fan del franchise che ha amato anche il quarto film, l'idea di un quinto film di Matrix stuzzicano un poco. Chiaro, se mi avessero detto è in arrivo il quinto film di Matrix e lo scrivono e lo dirigono i Daniels, mi buttavo come Tommen dalla finestra, che è sempre, no, il mio punto di riferimento per la disperazione più assoluta che un essere umano può toccare nella vita. Drew Goddard per me, non dico che sia un genio perché sennò abusiamo un po' del termine, però è uno che quando prende in mano un certo tipo di materiale quantomeno ci sa giocare bene, perché appunto ha scritto alcune delle migliori puntate di Lost, basta sapere che ha scritto insieme a Lindelof Flashes Before Your Eyes, che è una delle più iconiche delle puntate di Lost, forse la più clamorosa, ma ha scritto anche Man from Tallahassee, tanti bellissimi però episodi. Non è vero che è stato lo showrunner di tutta la prima stagione di Daredevil, ha scritto e diretto il primo episodio, avrebbe dovuto essere lo showrunner, poi fu chiamato altrove, credo anche, però per esempio della Steven S. Knight, che aveva fatto cose simili, sempre Buffy, sempre Angel. Ok, no, dicevo, Sette Sconosciuti del Royale per me è una chicca abbastanza dimenticata ingiustamente, è un gran bel film d'attori, è più furbo che bello, probabilmente a una seconda visione si indebolisce un po' la struttura, però per me è un piccolo gioiellino. Però se devo pensare a un motivo per cui il suo coinvolgimento in Matrix mi emoziona alla luce anche del quarto film, è quella casa nel bosco, che io non ho mai reputato il capolavoro che qualcuno è, però è bellissimo, un giochino generis che funziona al 100%, dove lui dimostra di conoscere bene il materiale di cui deve parlare, dimostra di saperci giocare bene e di far divertire il pubblico, perché ogni tanto questi giochini metatestuali, no, sono anche un po' pippe mentali pseudo, e poi contiene la battuta finale che è diventato il leitmotiv della mia vita. Esatto, dilla te. L'umanità ha avuto la sua chance, forse è arrivato il momento di lasciare tentare qualcun altro. Con la mano, che era fantastica. No, dicevo, quindi il fatto che sia lui che ha proposto a quanto pare un'idea alla Warner, che è piaciuta anche alla Wachowski, che l'ha appoggiata, mi fa ben sperare, a prescindere, perché sennò qui facciamo già il processo al film sull'etichetta. No, questo è l'unico, io sono d'accordo con te su per questo. Per me è cioè... Matrix 5 con Drew Goddard che si è proposto con un'idea, quindi per me già la fiducia gli va data alla luce di quello che ha fatto finora, perché raramente, se mi viene da dire, mai mi ha deluso come spettatore. Però appunto la cosa più affascinante dell'annuncio è quello che è venuto prima, e io qui volevo sapere da Filippo qualcosa, perché Matrix Resurrections è costato 190 milioni e non ne ha incassati 170, cioè, e come diceva prima Ale, se non sbaglio, Travatar, non sono passati neanche quegli anni che ti permettono di dire dai, giochiamo sulla cioè è un film di 3 anni fa, quindi cioè l'idea è: perché la Warner ha preso sto franchise che dovrebbe essere morto, moribondo, sepolto, e l'ha ritirato fuori subito così? Per questo ho parlato di effetto Concorde.
Prima di sentire il signor F, posso fare la mia teoria? Vediamo se la supporta oppure la smentisce. Io credo che il signor Zaslav ci sia messo davanti a un foglio con la lista delle proprietà intellettuali Warner e abbia detto: ah, già che c'è anche Matrix, ah, l'ultima floppato, aspetta, c'è quest'idea interessante. Si ritorna, come ha suggerito Andros, agli stilemi del primo capitolo, quindi si ricercano quelle atmosfere, gli agenti tutti vestiti, magari si opta per un budget più contenuto, certo, e probabilmente per una storia con nuovi personaggi, con magari Keanu Reeves che ti fa il cameo, ma secondo me l'intenzione è quella di fare qualcosa alla Prey e alla Alien Romulus, quindi accogliendo il pubblico all'interno di uno scenario familiare, nostalgico, che ti faccia dire: ah, ok, mi sento a casa, va che figata. Ma è quello che ho pensato anche io. L'ho imbroccata, signor F. Poi lo vedo sorridere. Lascio parlare Filippo. È chiaro che questo progetto ha senso anche a livello editoriale solo se lo fai costare. Chiaro, Matrix poco, può costare meno di 80-100 milioni. Certo, 200 sono troppi. Magari quella però, cifra lì. Però ci hanno dimostrato, Michele, negli ultimi tempi che si possa, tipo Godzilla vs Kong, non è che è costato bruscolini, no, però no, no. 135 certo, le Godzilla X Kong, anche Hunger Games non è stato un flop perché è costato esatto, cioè 100 milioni per film del genere sono ma pochi, l'abbiamo detto, deve essere un po' la parola d'ordine per tutta Hollywood questo dell'abbassamento dei budget. E chiudo dicendo che appunto, come diceva prima Travatar, l'idea di reboot è parte integrante della mitologia di Matrix, quindi ci puoi giocare sopra quanto cazzo ti pare, magari non arrivando agli estremi metatestuali del quarto film, però appunto, cioè, Neo era solo era la sesta iterazione, ricordiamoci, il Merovingio è stato un eletto prima di Neo, che poi si è ribellato al sistema, è uscito e si è creato il suo piccolo impero di crimine e contrabbando dentro Matrix. Quindi il reboot, qualora di questo si trattasse, è parte integrante della mitologia di Matrix e uno come Goddard, se è intelligente, ci può giocare benissimo. Quindi io, pur sorpreso, meravigliato, ho colto molto positivamente la notizia. Ma infatti, quello che ha detto Mattia è di base quello che un po' ha fatto Zaslav negli ultimi due anni. Cioè lui, raga, vedete la situazione finanziaria di Warner. Hanno dei brand in naftalina, la prima cosa che hanno fatto è annunciare una serie reboot su Harry Potter. Fosse per lui, tipo, farebbe tre film sul Signore degli Anelli o Traves. Cioè, tenere tutti questi brand, non avendone uno forte in questo momento al cinema e bisognosi di cash, c'è Matrix, ah, mi proponi un film dove magari possiamo investire con 90 milioni, 80 milioni, ma facciamolo. A volte bisogna anche capire che in una major esistono i tempi maturi, i tempi propizi. Quando la Fox ancora pensava di poter fare qualcosa con Alien, arrivò Neil Blomkamp a presentargli questa idea per Alien, quando poi Ridley Scott tornò, sai, io ho un'idea migliore perché io sono Ridley Scott, quindi facciamo Alien Covenant, e siamo rimasti col film di Blomkamp così. Mentre invece un Goddard che si propone per seguire un progetto del genere, cioè dirigere, scrivere, cioè proprio lui al lavoro, a tempo pieno, secondo me è da incoraggiare, può uscire fuori anche qualcosa di interessante, tenendo comunque conto quello che ha fatto la Wachowski con Matrix 4, può piacere o non può piacere, se lo chiedete a me, no, però... vi dico, vediamo un po', ma in questo momento Warner potrebbe attaccarsi a qualsiasi cosa. E Zaslav, ripetiamo, era quello che a capo della DC voleva mettere Todd Phillips solo perché aveva fatto un miliardo con Joker, non sapeva nemmeno che Joker era un Elseworld o quello che era. Quindi è semplicemente questo, a prescindere da quanto, a prescindere dalla performance di Matrix 4, con tutto quello che ne conseguiva, se vi ricordate il rilascio su HBO, lo rilasciarono a gennaio, se non mi ricordo male, era comunque no, a cavallo delle feste e da noi natalizie. Il primo gennaio. Cioè, quindi da anche il Matrix, cioè, sì, cioè Matrix proprio per a Natale, tutto un programma. Quindi vediamo, se poi mi chiede ma se ne sentiva il bisogno, finché non lo vediamo magari poi
non lo so, cioè dire se ne sentiva il bisogno ormai potremmo dirlo per qualsiasi cosa, però per adesso è per quello vediamo. Che ho fatto l'esempio di Mad Max, perché tu dici ce n'era bisogno e poi non lo sai finché non lo vedi. No, però sai qual è il fatto? Il fatto è che Mad Max Fury Road quando è uscito era un brand a riposo da decenni, ok? Matrix, il quinto film di Matrix, chiamiamo Matrix 5 per comodità, esce dopo un flop assurdo recente, cioè è quello, no, quello sono d'accordo, è il motivo la certo. Ma, cioè, poi ti dico, a me stuzzica di più il fatto che lo faccia Drew Goddard, perché anche Lana Wachowski, va bene che c'era tutta la metafora, tutto quello che volete, però il problema è che poi tu il film lo devi anche vendere al pubblico, non è che tutti possono star lì a dire voglio vedere il messaggio. Per chi magari non poteva, non voleva vedere il messaggio, era un film che rimaneva lì. Poi magari puoi anche apprezzarlo, però il punto è che ha voluto fare l'esperimento, anche cioè, buona che la Wachowski ha voluto farlo, però la stessa Wachowski, una delle due sorelle che hanno fatto i film precedenti, ti ha praticamente detto che non ha senso fare un nuovo Matrix, ok? Quindi a quel punto lasciamo lì la Wachowski, che rimane come produttrice esecutiva, arriva Drew Goddard, che magari ha una bella idea. Il problema è che non sappiamo neanche se c'è Keanu Reeves. Io a questo punto ne farei anche meno. Anche io. Racconto, cioè perché non abbiamo ancora parlato di questo. No, la presenza di Keanu Reeves non è confermata. Io a questo punto secondo me lui non. Ma io credo sia molto probabile che non ci sia. Che no, io lo dico, io mi aspetto una situazione alla Gene Hackman che non torna in Superman 3 per rispetto a Donner, qui Reeves fa la stessa cosa. Allora, c'è da dire no, che... No, perché proprio. Lana Wachowski è coinvolta. No, non esatto, è produttrice esecutiva, quindi in realtà non è che l'hanno estromessa, capito? Cioè, scusami, Ale, lei è produttrice esecutiva. Si alza il telefono e dice, guarda, il progetto io l'approvo e lo sostengo, se ti chiamano fallo, che non vedo perché. Però il discorso è che secondo me solo per quello. Secondo me quel personaggio non ha più niente da dire. Io preferirei un film che può anche essere, cioè il punto è questo, Matrix alla fine, come diceva anche Filippo, come ha detto Travata, come ha detto Andros, è un concetto, ok? È un mondo esatto. In cui puoi fare quello che vuoi. Francamente io non credo ci sia più bisogno di Neo. Cioè mi vuoi raccontare una Matrix precedente? Prendi un eletto che non è Neo, mi crede esatto. I nuovi personaggi, tanto è un po' come io facevo l'esempio l'altro giorno di Tron Legacy, cioè Tron Legacy ti proponeva nel secondo film, fu un floppino per amor di Dio, a me piacque parecchio, anche a me è piaciuto tantissimo, ti proponeva una nuova rete, non era la rete che vedevi, così come quando meglio, Matrix, era l'evoluzione di una rete chiusa, però era la seconda rete, cioè non era la rete del primo film, sì, era la seconda rete. Un'altra Matrix, che però non è la Matrix troll del quarto film, esatto. Ripeto, era una presa per il culo con un messaggio dietro, ok? Sì. Io vorrei vedere un film che non vuole prendere per il culo lo spettatore, che gli vuole dare un certo tipo di intrattenimento giocando con gli elementi di Matrix. L'esperimento l'hanno fatto, non ha evidentemente funzionato, è vero come ha scritto qualcuno in chat, che è uscito a fine 2021, c'era ancora la pandemia, infatti ricordo che io ho preso il Covid proprio andando a vedere Matrix, proprio reso proprio. È per quello che non ti è piaciuto. No, però perché i sintomi sono arrivati dopo. Però il discorso è che andò anche in fu uno dei film che andò in contemporanea su HBO Max, però anche così incassò veramente una merda, non andò così bene su HBO Max, è che non interessava anche quello. Godzilla vs Kong uscì in contemporanea, esatto. Su HBO Max, dai. Esatto, beh, però uscì mesi dopo quando la situazione era un filo più calma, quello uscì a dicembre che veramente c'eravamo nel pieno dei contagi, no, c'era che dire è uscito questo. Prima Godzilla vs Kong è uscito prima? Sì, Matrix è uscito prima, hai ragione, scusa, c'era No Way Home in sala, attenzione, ma era un periodo secondo me, no, è vero, erano chiuse le sale. C'erano Way Home quel dicembre lì, non c'è nessuno. È vero, no, hai ragione, non c'entra un cazzo. No, hai ragione. Il discorso, sai qual è? Il discorso è: cos'è che possono fare per far tornare la gente a interessarsi a Matrix? Perché se non si sono interessati con Matrix 4, no, te l'ho detto, devi secondo me puntare a qualcosa di più piccolo e che ti faccia dire, cavolo, è il primo Matrix, che poi è l'unico, possiamo dirlo, che è piaciuto per davvero a tutti. È vero, magari una fetta di popolazione che si rende conto di essere dentro ad un meccanismo che è diverso dalla realtà in cui credevano di vivere. Così diventerebbe una sorta di reboot. Succede in Matrix. Secondo me infatti puntano un po'. Però per me punteranno su una cosa meno teorica e cervellotica e più alla Truman Show. C'è la sorpresona, Goddard abbraccia del tutto la provocazione e fa il film su Gatti. Matrix.
Ci sono dei rumori di fondo fortissimi che provengono da non so chi. Sento è la fava di Michele che la batte sul tavolo. Ma anche, una cosa più semplice che non andrebbe nemmeno troppo a smerdare. Cose del genere. C'è un gruppo di macchine che sono mezze collegate alla rete, mezze no, che si sono fatte una loro matrix di lusso. Tipo tutta così, con blackjack e squillo di lusso. Sì, per dire, dire una cosa del genere. Perché c'è un altro overthinking imbarazzante, secondo me. Ho capito, ma lasciami finire. Cioè, nel senso, non neanche cominciato. Ti di qualcun altro, bello. Ascolta, bimbo, Allora. Cioè, fai per dire, un gruppettino, ma è l'idea più stupida che ti viene così in due minuti, no? Un altro gruppo di macchine con un'altra versione di Matrix dove c'è una macchina dentro e però lo scopri a metà del film che è una macchina che però è dentro questa versione di Matrix e vuole capire perché queste macchine sarebbe già comunque una cosa diversa però ha sempre all'interno dello stesso universo, cioè non andrebbe, sì, sarebbe una roba in più, è molto più semplice allora anche per risparmiare un po' sul budget un'avventura dentro Matrix. Sono d'accordo. Esatto. Anche, sì, ma sì, ma per dire, io per dire qualcosa di diverso. Parlandone, ma poi... parlandone ieri con Paolo e Travatar al cinema, ho detto, tu fai un'avventura su un altro equipaggio, una nave che si muove all'interno di Matrix, che devono fare qualcosa, salvare qualcuno all'interno, che non è l'Eletto, ma è un personaggio importante... con un piccolo colpo di scena alla fine magari scopri che stanno andando a risvegliare Morpheus, che ne so. Nel contesto degli Animatrix ci sono le due storie, tra virgolette, umane. Quella del ragazzino che poi è il fissato di Neo nei sequel, che cerca in tutti i modi, lui percepisce un po' di essere in un mondo strano, cerca di fuggire e poi arrivano gli agenti quando è a scuola a fare la corsa. E poi c'è quello più che era proprio un anime vero e proprio della ragazzina che sta nel quartiere giapponese dove i fantasmi in realtà sono difetti di Matrix. Cioè, ora non dico quella roba lì, però è veramente infinita la possibilità di tipologia di storia che puoi creare dentro Matrix. Paradossalmente non servirebbe neanche la nave che viaggia sottoterra al di fuori di Matrix, fai veramente qualcosa. Anzi, perché adesso va moltissimo questa roba, cioè è da un po' di anni, no, che c'è questa roba, viviamo dentro una simulazione. Esatto. faccio il video dove vi faccio vedere che il cielo c'ha un buco. E non a questo punto Andrew Tate special guest star, visto che parla esatto. sempre del Matrix, cioè fai quella roba lì, no? Cioè fai una roba sì. più forse veramente però paradossalmente... scrittura, un bel horror in Matrix, cioè anche la giocare bellissimo, un po' con sì, sì. sì però il discorso è ragazzi, secondo me ci vuole sicurezza, io sono convinto che l'operazione sarà che è un action, no, che dici c'è cioè una casa, è un'anomalia di Matrix. Ma secondo me deve essere un Matrix, no, come dice Mattia, simile al primo, così la gente però il punto è il quarto ti prometteva una cosa del genere dei trailer, poi andavi a vederlo e scoprivi che era quell'esperimento lì, però sì. non mi sembrava tanto però distante, aspetta, in realtà i trailer erano molto concettuali, c'era quello di lui nella città però capito, ti facevano vedere che c'era un nuovo agente Smith, ti sembrava una sorta di reboot. Secondo me non erano trailer così però attenzione, paraculi, mettiamolo in questo modo. Nel secondo, nel terzo trailer c'era, e io lì un pochino ho iniziato ad ammoscarmela, se vi ricordate se ne parlò anche qui a facce, in uno degli ultimi trailer e spot rilasciati, cioè c'era una scena ambientata in un cinema con uno schermo a brandelli dove era proiettato Matrix, proprio il sì. primo sì, è vero, film. È vero. Io l'ho fatto. Qui succede un puttanaio che mezzo basta, cioè ci sono le puntate dell'epoca. Io dissi, secondo me sono andati full metal, Don Jacket, full meta al 200% e sarà tutta una riflessione sul mistero. Infatti così è stato, quindi se uno stava attento, secondo me sì, però capisci che questa cosa no, vale sì, noi siamo per te, per noi, ecco, per lo no, però della zia Pina che lo vede anche sembrava a livello, Matrix di fatto, ragazzi, ma anche a livello di colonna sonora erano dei trailer un po' insoliti. Io qui mi immagino veramente colonna sonora stile primo Matrix palese, agenti da tutte le parti, acrobazie, gente con gli occhiali da sole, c'è cioè proprio una roba. Sì, anche perché devi contare che comunque il primo Matrix, ma anche quelli successivi, puntavano tantissimo sul fatto che c'erano delle cose che ti andavi a vedere al cinema che non avevi mai visto,
oggi sì. Ovviamente non è così, e da questo punto di vista sono d'accordo, cioè andare, diciamo, a prendere a pie pari dalla mitologia originale, soprattutto dagli stilemi, più che dall'effetto meraviglia, perché è chiaro che tutte le volte abbiamo visto il primo bullet time, e così tutti, la madonna, cos'è sta roba? Poi, già col secondo, quando c'è la Burly Brawl, la rissa con tutti gli Smith, cioè non si era mai vista una roba del genere, così bello. Tanto, con dei piani sequenza enormi, lunghissimi, cioè, oggi ovviamente abbiamo visto di tutto, quindi... Sì. Come dite voi, giustamente, io sono d'accordo, se tu vai a recuperare quello stile, paradossalmente, se facessero anche un nuovo Matrix con meno effetti visivi e spettacolari possibili, ma più sulla caratterizzazione dei personaggi, cioè perché sono lì, magari ogni tanto vedono proprio un muro che flickera, piuttosto che una cosa del genere. Non dico di andare, come diceva Michele, sull'horror, però creare quel mistero che tu spettatore puoi capire che cos'è, però fino all'ultimo non sei proprio sicuro di quale versione di Matrix sia, se è quella la sesta, insomma quella lì di Neo, se è una dopo, se è una prima. Secondo me quello potrebbe funzionare. Io mi immagino l'effetto del trailer di Alien Romulus, piaciuto o meno, però i corridoi del primo film, sì. Atmosfere inquietanti del primo film, la però protagonista attenzione. Donna, quello mi aspetto. Attenzione, l'effetto, torniamo indietro, c'era anche nei trailer di Covenant, Io ricordo i trailer di Covenant che mettevano la scena della doccia, la coda dello xenomorfo. Non l'avrei mai vista in Alien. No, infatti non c'era mai stata quella situazione molto... No, non avete capito, sì, va bene, però due persone in doccia con la coda dello xenomorfo ti fa capire che è sempre la claustrofobia con l'alieno, quello intendo. Che è che non si è mai vista la doccia, ma che cazzo c'entra? È per dire però, un momento di... quello nuovo, secondo me, proprio c'entrato. Speriamo. Facciamo il primo molto film. Più nostalgico Romulus come trailer. Cioè, io ricordo i trailer del primo Alien, era tutto gente che urlava nei corridoi e correva con sotto la musica e tutto. Comunque vorrei... Poi vediamo, sono ipotesi. Sì, perché anche io non me l'aspetto un Goddard che segue la ricettina. Al massimo, all'apparenza, potrebbe sembrare un clone del primo film, che però fa il suo giochino a parte. Beh, che sarebbe quella casa nel bosco, che parte come horror normale, poi scopri poco a poco. È una cosa così. Il giochino. Comunque, ricollegandomi a una cosa che ha detto Darkandro, se è vero, Matrix, insieme a Star Wars, diciamo, ha lanciato la moda degli universi cross-mediali, siccome io li considero la raga di anale dell'intrattenimento moderno, un sonoro vaffanculo a Matrix, a Star Wars. Ecco. Bene. C'era bisogno di queste dichiarazioni di Travatar. Era troppo tranquillo. Comunque io sposo alla fine l'idea di Mattia del fatto che le major, soprattutto in questo periodo dove veramente non incassa più nulla per forza, c'è un tempo, no, uscire con un Indiana Jones ti faceva incassare per forza, adesso abbiamo visto che non è così, hanno comunque loro un bacino di prodotti, una serie di titoli, di franchise che possono sfruttare. È anche normale che anche se ti ha floppato tu dici ok, abbiamo 100 milioni, c'è... Drew Goddard o chi per lui che ha un'idea per Matrix dice no aspetta, voglio farlo un po' così, e comunque hai un brand, un modo di pubblicizzare. Oppure arriva Michele Innocenti, dice no ragazzi, Warner, ho questo film in mente che fa sicuramente successo, dateli a me i 100 milioni. È chiaro che Warner a questo punto dice vabbè, riproviamo con Matrix, poi se anche questo andrà malissimo probabilmente basta. Ma lo fanno un po' tutti, cioè alla fine io non so come andrà, probabilmente malissimo il nuovo Ghostbusters, perché già sta andando male. Ma se poi fra 2 anni viene fuori che ne fanno un altro, non mi stupirei neanche così tanto. Cioè, comunque Sony, Ghostbusters è un brand che c'hai, magari veramente fa un film di 30 milioni con due vecchi che cercano di catturare un fantasma in soffitta, ma comunque lo fai. Sta andando così male Ghostbusters? Sì. 109 milioni e fuori da 2 settimane, insomma, bene non sta andando. Sì. Addirittura peggio, mi sa, mi andrà peggio di Legacy. Però deve ancora uscire in qualche territorio. No, ma infatti incasserà poi Legacy incasserà meno del precedente, sicuramente. Che era costato però un filo meno, è quello il problema. 75 contro 100.
Sì. Vabbè. Però anche lì allora... c'è la solita questione che io sollevo sempre. Sicuramente non rientreranno di quei soldi lì, però ho visto ieri che sono uscite tre tipo linee nuove di giocattoli e in America... Sì, no, esatto. Poi, però molte, io... bisogna calcolare tutto il mercato collaterale e Ghostbusters è roba da pipparoli che si comprano... o gli zaini protonici da $500 o la nuova Ecto One dell'Hasbro che costa quasi 100. Però scusate, io vorrei fare una domanda che secondo me per chiudere il discorso è fondamentale, cioè per Matrix io mi faccio la stessa domanda che mi faccio per Ghostbusters, per Terminator, ma sono effettivamente franchise di successo? No. E se tu poi vai a vedere il primo, massimo il secondo, poi tutto quello che è arrivato dopo non è mai andato bene, ma continuano. Terminator è emblematico. Terminator è effettivamente di successo. Terminator credo che sia la cosa più ridicola in quest'ottica, che non fanno altro che ridire, rifacciamo, piace. Non c'è capito. Continuano a battere, ma anche Ghostbusters continuano a battere. Io concordo, c'era stato un bruttissimo incidente, materiali che non funzionavano. Però Ghostbusters, potevi dire, hanno provato a fare quel reboot diverso. Quel reboot ha fatto incazzare tutti, ma allo stesso tempo aveva generato una voglia di rivedere il cast vecchio. Infatti poi hanno fatto Legacy, che puntava su siamo in quella continuity, prima o poi fidatevi il cast vecchio arriva, infatti alla fine arrivava. Quindi lì un senso ce lo vedevo, infatti Legacy il suo ha fatto. Quindi quello è un conto. Terminator è emblematico, come dici tu, cioè ogni volta provi a resettare, rifai, non piace mai perché sono tutti legati ai due di Cameron che si chiudevano, dopo un po' capiscila. Però sì, può essere l'effetto che dice Filippo, cioè talmente investito che non vuoi lasciarlo andare. Cioè, è quello, cioè sono film che sono ricordati, ma... Loro sono a noi magari a volte sembra che no, vogliono fare un film e prendono i soldi per farlo, ma in realtà hanno dei budget, hanno dei fondi, hanno degli azionisti, sono obbligati a farli i film loro, ma in generale. Quindi tutte le volte dicono, ok, quest'anno abbiamo un miliardo da spendere in vari film. Come lo dividiamo sto miliardo? È chiaro che punti sempre a dei nomi già noti, perché hai paura magari di fare roba nuova con certi budget. Altra roba per chiudere la questione, perché ho letto in chat, se ho capito bene, l'idea di Andros sarebbe un film fatto come la prima parte del primo Matrix, dove non si capisce, l'hanno già fatto, Resurrections. Esatto. Sì, però sai cos'è? Io la intendevo, diciamo, dal punto di vista non come Resurrections, cioè una roba proprio nuova, completamente totale, nuova. Sì. No, ho capito, però... Ti dirò di più, se vuoi essere... Però ovviamente non succederà mai. Se volessi davvero veramente veramente essere figo, il film non dovresti nemmeno nominare Matrix, e soltanto tipo durante quella non sarebbe una cosa figa, il problema che non andrebbe a vederla invece, nessuno. No, invece mi fa un po' sorridere il commento di Luca in chat, perché Jurassic Park, Luca, tutti i Jurassic Park hanno incassato divinamente. Esatto. Dal primo all'ultimo. Noi stiamo parlando di successo agli incassi, lascia perdere magari belli la qualità, brutti, parla di qualità. Io ricorderei una cosa, il motivo per cui ci hanno messo tanto a fare il quarto Jurassic Park, perché cambiavano idea, scartavano, ma io ricordo i tempi, avevo 10 anni, esce Jurassic Park 3, primo articolo, aspettiamo il quarto, era appena uscito, e non eravamo ancora nell'epoca dei franchise di adesso, ma lì veramente si dava per scontato che nel 2005 l'avremmo avuto, poi ci abbiamo messo più tempo, ma Jurassic Park è appunto un brand che tira parecchio, molto di più di... Sì. Quella è una saga di successo, poi qualitativamente... Il primo film bastava, vantava, però da lì... Da quant'è che non c'è, appunto. Da quant'è che non si vedevano trilogie di cui ogni capitolo non scendeva sotto al miliardo? Perché comunque il terzo mi ha fatto cagare tutto quello che volete, però intanto ha fatto 1 miliardo e 1. Sì. Di poco. Mi fa molto ridere, però sì. Nemmeno Star Wars è riuscita a fare l'ultima trilogia con capitoli che superassero sempre il miliardo. Sì, la trilogia sequel è sempre il miliardo, anche il 9. No, sì, ma scusa, no, l'otto era mica era tipo 800 milioni. Scusa, no, 1.800.000.000, perché andò sotto i 2. Episodio 8, ma siete sicuri? Sì. Superato sì, il miliardo. Episodio 8. Allora, ho detto una cazzata. Scusate, un miliardo Rogue e 3, One all'epoca superò. 1.300.000,000. Anche Rogue One superò il miliardo. Ok, però è un caso più unico. L'unico raro, film di Star Wars sotto il miliardo è stato Solo. Episodio 9, il grande flop della saga, 1.077.000,000. Brava, è stato episodio è stato 7, solo lui. 2 miliardi e esatto, 71. È stato solo. Episodio 8, 1.334. Ok. Sì. Vabbè, comunque stiamo divagando un po' troppo, quindi passiamo
al prossimo argomento. Dai, 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 dai. Allora, oh, guarda che contento. Stai zitto, a me non mi fregava niente di Matrix, ora godo io. Oh, allora, tieniti Matrix. Allora, caso strano questo, perché in teoria quella che sto per leggervi è una smentita. Però ha dato nuova benzina a... donato una scarica, una carica anzi propulsiva a tanti che tifano per la realizzazione del progetto. E allora io vi leggo nel dettaglio quello che ha detto Sam Raimi, perché lo so che poi ci si ferma ai titoli, si prendono delle frasi specifiche e le si rendono notizia, però serve proprio tutto il contesto, il discorso completo. E Raimi dice questo, interrogato sulla questione da un sito che poi è stato riportato da tutte le testate più autorevoli, quindi abbiamo la garanzia. Inizia scherzando e dicendo che non ha mai sentito parlare di questo chiacchiericcio su Spider-Man 4, ma è una boutade. Poi prosegue. No, in realtà ne ho sentito parlare, ma non ci sto ancora lavorando. È già qui. Questa frase, ancora, quindi al momento no, ma poi voglio sembra lo meglio Madar il ramo l'amo, e per noi è meglio che non ci vediamo per il momento, uguale, eh? No, però aspetta, poi entra più nello specifico. Voglio dire, Marvel e Columbia, non nomina mai la Sony, ma Columbia Pictures è sotto Sony, lo specifico, ma sappiate che in settimana sono partite le teorie della cospirazione nella mia chat. No, non dice Sony perché alla gente non piace. Secondo me lui sui suoi contrattini ci ha scritto Columbia Pictures e quindi è quello il nome che fa a sensazione. Comunque, Marvel e Columbia stanno avendo molto successo con i loro film di Spider-Man. I risultati sono lì da vedere. E non so, credo si riferisca ad Holland comunque. Sì, sto scherzando. E non so perché dovrebbero tornare da me e dirmi: beh, ragazzo, adesso puoi raccontare un'altra storia. Non ho parlato con Toby di un quarto film, ma potrebbero averlo fatto Marvel oppure Columbia Pictures. Ho appena lavorato con Marvel a un film chiamato Doctor Strange nel multiverso della follia, quindi sono in termini, in rapporti grandiosi con loro. Sono sicuro che ne avrei già sentito parlare se il progetto fosse in lavorazione. Quindi di norma sta dicendo, per quanto ne so io, no. Però... non è un no secco. Che se ne sia parlato. Se lo facessero io mi ignudo a facce di nerd. No, scherzo. Cioè, Spider-Man è il mio film supereroistico preferito di Raimi. Quella trilogia la amo, anche il difettoso terzo capitolo. È sempre stato il mio sogno vedere Spider-Man 4 di Sam Raimi. Solo però se lo dirigesse lui, perché se lo facessero fare a qualcun altro già storcerei il naso. Per di più, sarebbe bello rivedere quei personaggi dopo tanto tempo, e penso anche che un quarto capitolo possa servire per giustificare le assurdità di No Way Home. Io torno sempre su quell'argomento lì, perché se noi diamo ascolto a No Way Home, tutto ciò che abbiamo visto nella trilogia di Raimi è cambiato. Perché in Endgame ci dicevano tranquillamente che se tu cambiavi il passato o comunque... qualsiasi cosa, si creavano delle realtà alternative, quindi delle linee alternative, però il flusso principale restava quello. In No Way Home, tralasciando completamente le spiegazioni di Endgame, ci fanno capire che se tu riprendi dal passato quei nemici, Goblin e compagnia bella del Cucuzzaro, e fai sì che accadano altre cose e poi li rimetti nel loro punto, tutto può cambiare. Cioè,
tutto ciò che ha alla base di No Way Home. Però in teoria può cambiare dando vita a una linea temporale. Però non lo dice No Way Home. Non lo dicono mai No Way Home. Mai una però volta. Se ci basiamo sulle regole del multiverso. Sono presi in momenti temporali diversi. Perché anche se tu prendi Octopus, già Norman Osborn era morto. O l'uomo sabbia già era morto, certo, Dottor Octopus. Filippo, cioè, quindi queste cose ce le domandiamo noi. Per uno spettatore che magari si guarda No Way Home senza aver visto quel che c'è stato prima, dice: io li riprendo dal momento in cui sono morti, stanno per morire, e poi li salvo, li rimetto lì. Cioè, secondo questa logica, quando Peter Parker ritorna nel suo universo d'origine, dovrebbe trovare buono Goblin, che non diventa cattivo, dovrebbe trovare buono Dottor Octopus, non morirebbe tanto, mai. Ma tanto le rimanda in un però momento. Però non è così, perché lui lo rimandano nella realtà. Ma in generale, io non userei la parola logica parlando di noi. Esatto, bravo, bravo. Più che altro però, c'è la, ma c'è la magia questi di mezzo, tornano, quindi. Ma questi tornano buoni un secondo prima di morire, cioè in teoria. Ma è la magia, Victor, la magia ti permette di sistemare tutto. Beh no, scusami, come lo ti dicono che tornano a quel momento in cui sta morendo, muoiono. Ma no, come non ti dicono che tornano nel momento in cui sta morendo. Tornano nel loro mondo. In No Way Home dice proprio, si sa come sono andate le cose, possiamo trasformarle in persone per bene e riportarle nel loro mondo per far sì che non accada tutto quel che in realtà abbiamo visto. Però secondo me ci stiamo già ponendo delle questioni un po' inutili. Io credo che Spider-Man 4 sarebbe un quarto capitolo in quella realtà. Signore, non ti dire conto. Però ragazzi, non tenete conto un'altra cosa, no, prima di farvi parlare, perché una premessa importante, me l'aspettavo. Tanto smentita non è. Ricordi quando furono smentiti Maguire e Garfield di No Way Home? Ragazzi, nel 90% dei casi, quando uno smentisce, la roba è smentita, perché altrimenti tutte le notizie che ci vengono diramate non valgono. Quindi abbiamo parlato di Matrix 5, non è vero, non è Drew Goddard, è Quentin Tarantino. Cioè, possiamo mettere in dubbio tutto. Al momento Remy ha detto no, non ne so niente, non ne abbiamo parlato. Gli piacerebbe farlo, evidente, si capisce, sotto traccia, ma non c'è nulla sulla carta. Poi facciamo i distinguo, un conto è c'è un film che ti sta presentando personaggi dei vecchi Spider-Man, uno per evitare spoiler smentisce, ma dire stai lavorando a un film, non è che hai tutte ste ragioni di mentire, poi appunto ha detto ma finora non. Vabbè, magari ci sono dei contratti di riservatezza, questo può essere, però ripeto, se dobbiamo applicare questo ragionamento a tutto non parleremo mai di nulla. Oggi siamo qui a dire che Remy teoricamente ha smentito, è anche una dichiarazione molto vaga e infatti ne parliamo a comunque. Me suona molto di quella vaghezza fatta apposta dicendo per ora non ci sto lavorando. Ho detto per ora, così stuzzico qualcuno, se cominciano a rompere me lo fanno fare. Sì, ma bisogna vedere di che cosa stiamo parlando, di che cosa sta parlando Ryan, di cosa stiamo parlando noi, e volevo chiedere a Paolo di che cosa stava parlando lui, nel senso di che cosa lui a questo punto, è una domanda retorica rivolta a Paolo per porcerla a tutti noi, che cosa ci dovremmo aspettare, o che cosa potrebbe o dovrebbe essere questo ipotetico quarto Spider-Man di Sam Raimi. Bravo. Perché, Paolo, da quello che dicevi tu, scusatemi, inizialmente si parlava di riprendere il filo del discorso autoriale fatto a Sam Raimi a monte, e continuare con la sua logica, la sua estetica, eccetera. Poi però è tirato in ballo retcon, pasticci vari con No Way Home. Bravo, bravo. E che cosa sarebbe questo ipotetico? Puttanaio e basta. Cosa ci dovremmo aspettare? Che cosa dovrebbe essere? Dovrebbe essere un'operazione nostalgia in cui si ritorna a riprendere il linguaggio di Sam Raimi, quello della trilogia originale, o qualche cosa che si interfaccia e si interconnette con il Marvel Cinematic Universe come lo conosciamo oggi, perché questo non è chiarissimo. E i discorsi fatti da Raimi non è che sono tanto rassicuranti, perché dire e non dire, non confermare ma neanche negare, e considerato il fatto che Sam Raimi ha fatto un buon lavoro con The Multiverse of Madness, però nello stesso tempo era lui, ma non era lui, perché comunque Sam Raimi, stavo per usare una brutta parola, stavo per dire venduto, diciamo semplicemente influenzato. Al servizio delle logiche seriali e dell'universo condiviso della Disney, e l'abbiamo visto tutti, che insomma sì, si riconosce la mano di Raimi, ma non poteva essere il Raimi puro.
E quindi che cosa sarebbe? Guarda, io non vorrei alcun collegamento con l'MCU. Cioè, mi basterebbe un film come i primi tre degli anni 2000, ma poi cioè, mi basterebbe Sam Raimi alla regia. Cioè, quando c'è Sam Raimi alla regia non mi sto a chiedere ma cosa farebbe, cosa direbbe. Come è riuscito a fare tre filmoni, perché per me anche il terzo con i suoi difetti è un gran bel film, mi piacerebbe proprio rivedere quei personaggi anni dopo, capire cosa sia successo e magari il presentare nuovi villain, cioè un'ultima avventura dell'arrampicamuri con quello stile lì, ma, e non vorrei Garfield, non vorrei Holland. Ma infatti Holland. Guarda che se proprio tu vuoi tenere in considerazione diciamo tutta la continuity multiversale, volendo fare questo giochino, banalmente puoi anche dire che è ambientato prima che quel Peter venisse poi prelevato. Ma ti dirò, uomo, non serve nemmeno, non serve nemmeno, perché non tenete conto di una cosa, cioè il fatto che sia stato, anche fosse Paolo ipoteticamente collegato all'MCU, ok? Ipoteticamente. No, non per, aspetta, no, dico ipoteticamente, per lo spettatore, cioè voi non tenete conto di una cosa, è altresì possibile che questi che dicono le cose dentro il film, cioè i personaggi, non sappiano un cazzo, cioè loro ti dicono, ah sì, se lo riportiamo indietro funziona così, ma magari sbagliavano, cioè pensavano che fosse così. Adesso lasciate stare Strange, che sa tutto, che lui vede le linee temporali e fa tutto da solo con un complesso sistema di specchi e leve, gli altri cazzo sanno, cioè tipo, ah l'ho riportato indietro che era buono, cazzo ne sai, cosa ne sai tu, non sai niente, magari noi come spettatori possiamo farci la pippa, no, per dire l'abbiamo fatto così, ma magari nel loro universo no, cioè se lo ributtano lì e dicono magari Peter Parker di No Way Home è tornato indietro, non si ricorda un cazzo. Però, ragazzi, scusa, ma poi nel allora, sta venendo il mal di testa, capito? Il collegamento è semplice, ragazzi, il collegamento è semplice, Peter fa i cazzi suoi per tutto il film, a un certo punto nel film magari parlando con Mary Jane dice no, devo un attimo riprendermi da quel casino, esatto, nell'altro universo. Esatto, ma anche bravo, così fosse, sti cazzi. No, no, non lo farebbero. Ma tipo non farlo e basta e smettere di accontentare sempre. Sarebbe anche tipo un cazzo, no. Però, Victor, soprattutto io alzo una mano. Chiariamo, no, un momento, vorrei dire una cosa io, chiariamo. Questa era una cosa per placare la cosa di No Way Home. Per me fare Spider-Man 4 di Remi, via del cazzo. Ma no. Sono passati quasi 20 anni. Banalmente, Raimi non è più la persona che era quando ha fatto quei film. Non sono ha fatto neanche fatti pochi. Se lo rifà, si otterrà l'effetto che secondo me si otterrà anche con Beetlejuice 2, ovvero ho capito, ma il Tim Burton 40 anni dopo. Però scusami Travatar, è l'autore stesso che ha voglia presumibilmente di tornare su quella storia quando già ai tempi avrebbero dovuto fare ho capito, se ne ha voglia non vuol dire che gli viene bene. Posso farvi già capire quanto ha le idee chiare Raimi? Perché almeno vai. Lui dice, io sono in ottimi rapporti con la Marvel. Sì, ma non sarebbe con i Marvel Studios sarebbe ad approvare il progetto, sarebbe la Sony, se ne la Columbia, come dice lui. Perché in quel caso, per come lo stiamo intendendo, o meglio, per come piacerebbe a molti, non ci sarebbe bisogno di Marvel Studios, no? No, infatti. E poi scusate, io voglio dire... per quello che vi dico, ma è collegato... Ragazzi, sarebbe, credo, nel sogno di tutti, uno Spider-Man 4, punto. Lui che magari è già tornato dall'esperienza, ma non ne parla neanche. Ma secondo me neanche. Anche perché quello. Io continuo a sostenere una cosa. Io non lo so se mai risponderanno, ma se fossi io gli sceneggiatori di No Way Home, direi che l'universo da cui hanno preso quella gente non è quello di Raimi, è il multiverso, è un universo molto 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 simile, dove ad esempio Electro conosceva che lui fosse Peter Parker ma non chi era sotto la maschera. Però è un universo molto Spider-Man molto simile uomo. Quindi ma anche non... gli altri due Spider-Man non erano, ma guarda che secondo me erano sono proprio molto quegli simili per me era proprio quegli universi lì, dei casotti, se lo dicono sbatterebbero le palle in un modo infatti. Sì, ragazzi, ma il punto è, secondo me, se il cinema è a questo punto, è anche per come le produzioni hanno nel corso del tempo iniziato a fare troppo il gioco del pubblico. Ora, è giusto intercettare l'entusiasmo, capire cosa vuole il pubblico, ma ascoltare indefessamente quello che c'è scritto sui social ha rovinato tanti prodotti seriali e cinematografici negli ultimi anni. Facessero quello che vogliono fare, in base però alle esigenze, non al... Senti, prendiamo Tobey Maguire, che Cristo santo, io
non lo sopporto come attore, ma umanamente gli voglio bene. Sto per dire una cosa forte. Perché? Regà, Cristo, sembra il tossico che ti chiede la moneta alla stazione centrale. È bollito. Questo uomo si è devastato. No, no, no. Ma sì. Però ma guarda in No Way Home, dai. Ma però per me ma è un piacere, a me piaceva c'ha molto. 50 anni st'uomo, deve metterci a fare di Spider-Man. Sì, ma il punto non è neanche questo, perché come vedo le cose io, se si volesse veramente fare uno Spider-Man 4, per quella che è la mia personale percezione, io me ne starei anche fottendo se in realtà non fossero passati neanche tutti questi anni, se si ritornasse completamente indietro e in realtà si recastassero tutti i personaggi. Io non mi scandalizzerei. Lo so che oggi è una cosa che fa strappare le vesti a tutti i pischelli che vogliono sempre le stesse facce, eccetera. No. Per me il cinema è un'altra cosa. Io capisco che i cinesi si rivoltano, però ragazzi, Maguire non sta bene. Ha avuto un passato. Ma Paolo, ha avuto un passato di abusi abbastanza. Oh, sì, però come importante. Attore, anche in Babylon è stato un signor attore per me. Ma attenzione, se non sbaglio. Ma sembra molto bollito. Se non sbaglio, in No Way Home lui in sé si è divertito, però ha detto che ha avuto una mezza crisi, perché siccome durante le riprese di quella trilogia gli venne il mal di schiena e tutto, rimettersi il costume gli ricordava il mal di schiena e quindi lo faceva soffrire. Quindi vabbè, farsi un intero film così potrebbe essere. Sì, ma se poi c'è un altro problema. Poi c'è un altro problema, che è banalmente un problema a livello editoriale, ovvero noi siamo qui da mesi che diciamo, ma quanto sono cretini in Warner a presentare un nuovo Batman con quello vecchio, vecchio tra virgolette, già di successo al cinema. E qui ancora peggio, c'hai Holland che comunque sulla cresta dell'onda un film 800, due ha superato il miliardo, e metti quello vecchio, c'è cioè uno dei due viene mangiato dall'altro a livello editoriale. Io ho capito benissimo quello che stava dicendo prima altro quando, e lo abbraccio con tutto me stesso, sia Filippo che quello che diceva ovviamente. Allora, io sono un romantico, sono un idealista, io voglio rivedere tutto della mia infanzia, della mia adolescenza, io incluso un quarto Spider-Man di Raimi. Poi però c'è la realtà. C'è la realtà in cui non ci sono solo gli uccellini che cantano e gli stambecchi che ti saltellano davanti col sorriso, al massimo ti danno una botta in faccia con gli zoccoli e ti ammazzano, e c'è la Hollywood di oggi. Sono 3 anni, chi da subito, io, il dottor Matioschi, un altro paio di illuminati, chi piano piano ci è arrivato, che diciamo, da quando c'è stato, già da prima, ma trovando il suo picco in No Way Home, questo rimestare costante di Hollywood nella roba che è finita, ha rotto il cazzo. Se torna il suo autore. È finita, no, perché è roba di 20 anni fa, lo dice Paolo. Lui. E che vuol dire? Ma torna al suo autore. Non è come noi, Paolo, Paolo, se domani... Esatto, non è più il Remi di 20 anni fa. Se Scorsese... Oh, raga, la terza stagione di Twin Peaks è una bomba atomica, è arrivata 25 anni dopo la prima. Non è che è una regola ferrea. Va bene, ma non sono... Cioè, non è detto... Torna Karate Kid, torna... Ma perché scoprirlo? È tornato... Ma ho perché capito, dobbiamo scoprire se va bene o se va male? Ma perché no? Ma se lo vuoi fare... Perché questi fai discorsi... Perché lo fai discorsi... solo per esigenze di mercato? Basta far cose solo per esigenze di mercato. Questi discorsi li facevano anche con Mad Max. È quello là, c'ha 100 anni, George Miller nel deserto, un coglione, lui è uscito Fury Road. Ma è diverso, no, è diverso. Non è diverso. Perché per voi è un altro Mad Max. Innanzitutto non c'è più Mel Gibson, per dire. Sì, vabbè, ho capito. Ragazzi, l'ho detto prima, ragazzi. Però l'autore dopo, è lui. Dopo Raimi, non è che non c'è stato più Spider-Man, e allora cazzo, sarebbe bello dopo tanti anni di averlo. Ne abbiamo avuti altri due. Però Michele, anche Ghostbusters è finito, Michele. Ma non è un problema, infatti. Eh no, però lì che bello. Secondo me, secondo me, scusate, questa è una battaglia. Un'altra roba, però, hanno cambiato tutto. E queste provocazioni da elementari me le metto nel culo proprio dirette. Tanto così. C'è spazio. Perché è un discorso stupido. Perché Ale Travata l'ha appena spiegato per filo e per segno la differenza. Ghostbusters era fermo prima dall'89, poi dal 2016, che non calcolerei nemmeno più perché ha fatto venire l'orticaria a quasi tutti, qualcuno, qualche psicopatico che ha apprezzato il film, c'è, li voglio tanto bene uguale, ok? Siamo alla terza iterazione che sta andando bene di Spider-Man, più abbiamo un universo di Spider-Man senza Spider-Man che sta scatafasciando tutto, c'è da pensare al futuro del personaggio.
e a livello editoriale ha senso il film, che sarebbe un unicum, perché c'è questo genio assoluto del cinema, e qui io torno impopolare, se nel multiverso della follia senza quel paio di scene l'avevano girato i Daniels, faceva cacare a tutti, perché è un film che non ha né capo e né cura, d'accordo, ricordiamolo, non, no, non sono d'accordo, non sono d'accordo, ti dico Michele, metto mediocre e medio livello. Vabbè, Marvel anche ha ragione lui, momenti registicamente più alti Michele, ma però sono molti momenti registicamente più alti, ne riparla fra 10 anni perché mi sembra, senti stronzo, Michele, concludo dicendo sì, che io sì che lo voglio vedere, ma già il fatto che quello che lo vuole di più, il Pipparolo accanto a me, sia partito, però dovremmo tenere presente, vuol dire, vedi, che quella roba lì non arriverà una sega mai sullo Michele, io non vorrei neanche un collegamento con l'MCU, basterebbe far vedere che tutto è andato come nei primi tre, quindi non c'è bisogno se lo facessero sarebbe così. Infatti poi però dico, scusa, io capisco quel che dice Michele, ci sono mille Spider-Man, perché aggiungerne un altro con la sua, però perché ripescarne un altro, però ti dico, è quello che hai detto ora, perché c'è già il casino della Sony, di quello, di quell'altro, però se un regista che si chiama Sam Raimi e non che si chiama Michele Innocenti dice caspita, mi fanno una proposta interessante, io posso riportare sulle scene quei personaggi di una delle trilogie più famose in campo supereroistico della storia del cinema, delle più importanti. Un film nuovo no, eh? Ma perché quello lo non si può fare, quello mai, non sia mai che fare in un'epoca in cui tutti fanno rilanci di cose non proprie, perché un regista che ha creato lui quella trilogia non lo può fare. Esce Ghostbusters, esce Omen, lo dice. Ma perché Raimi? Ma perché non fa lavorare Raimi, devi fargli fare Doctor Strange o Spider? Ma cazzo, è Sam Raimi, Dio mondo. Ale, scusa, finisco, poi mi chiedo. E me ne può fare 15. E allora mi vado a vedere tutti i 15. Però la discussione, per come è andata finora, ivi inclusa quella che ha iniziato te, sottolinea che il 2002, 2005, 2007 è un'altra epoca, e oggi al 99% non ci sono le condizioni editoriali, artistiche e di contesto di per me farebbe un miliardo, e tutto sarebbe come finirebbe. Ma sì, sicuramente i Pipparoli più integerrimi che andranno a piangere su internet che gli hanno rovinato l'infanzia, con quelli che si pipperanno, si faranno le pippe, non pipperanno la droga, si faranno le pippe perché gli avranno regalato il fanservice, che è 3 anni, che diciamo che è il tumore della Hollywood contemporanea, e alle brutte viene fuori un film che fa schifo. Sai cosa, Michele? Te sei troppo estremo. Tutto qui. Te sei troppo estremo. Vuoi tenerti i bei ricordi, poi però vuoi, però poi vuoi Dawson Creek con fantasmi di Ghostbusters, però vuoi bei ricordi. Ripeto, te sei troppo estremo. Sei troppo estremo. Comunque, in mezzo proprio col bene che ti voglio. In mezzo a questo romanticismo. No, perché quello che mi dà fastidio di Michele è che parla per ragioni assolute. Potrebbe essere come dice lui, ma ci potrebbe essere anche il compromesso, cioè è sempre Ibi. Paolo, ma guarda che il solo desiderare Spider-Man 4 è un estremo opposto. Cioè comunque non è che perché noi già ci, perché tu sei partito fasciandoti la testa su No Way Home. Bravo. Ora, a parte che infatti io direi di partire da lì. A parte che Sony può ignorare quello che vuole, infatti vedremo cosa farà Eddie Brock quando tornerà da questa parte in Venom The Last Dance. Per quanto riguarda invece le dichiarazioni di Raimi, io preferirei distaccarmi dal romantico e fare più un'analisi pragmatica. Sì. Lo so che dobbiamo per forza parlarne bene, ma Raimi era tipo lì un po' a insomma, a portare le arance a qualcun altro prima di trovare Kevin Feige, che gli chiedeva: senti, io ho licenziato Derrickson, devo riscrivere la sceneggiatura di Multiverse of Madness, però noi la riscriviamo, tu fai finta di riscriverla ma la scrive Waldron, e vieni a fare sto film. Il Raimi del 2007 che aveva fatto Gerusalemme liberata solo perché gli avevano detto Venom mettilo negli ultimi 10 minuti, non avrebbe mai accettato. Nel 2020 invece Raimi lo accetta, perché? Perché un altro regista, perché in quel momento non stava facendo chissà che cosa. Ora, le sue dichiarazioni, non è che posso chiudermi la porta, perché in questo momento io c'ho da lavorare. Nel frattempo ti dice anche, sono in ottimi rapporti con la Marvel Studios, perché sicuramente, e non ci credo mai, che lui non stia già lavorando a Doctor Strange 3, ma proprio non ci credo mai. Fra l'altro, Matioski, sbaglio o nella stessa intervista ha detto mi piacerebbe tanto che mi chiamassero per fare il nuovo film degli Avengers, ma ancora non anche Secret Wars, 15 cose diverse. Ma perché in questo momento vuole
vuole proprio lavorare. Non, che male ci sarebbe? Non ha senso. Non è tanto il male, però stiamo parlando di Secret Wars. Ora, anche lì, Secret Wars potrebbe essere già un punto dove tu vedi la qualsiasi e vedi per l'ultima volta Tobey Maguire perché decidono di sacrificarsi e ciao ciao a tutti gli universi e non li vediamo mai più. Cioè, quindi poi di base fare uno Spider-Man 4, come ha detto Michele, è unicum a livello commerciale, a livello di quello che volete, ma è un film solo. Ma secondo voi Sony attualmente ha voglia di impantanarsi e dire allo Spider-Man di Holland, senti, ne facciamo altri qui perché dobbiamo far contenti i nostalgici, poi magari lo annunciano appena finiamo la live, ma di base in questo momento storico dove Spider-Man non sta andando male né dal punto di vista dell'animazione ma neanche dal punto di vista live action. Ma meglio di tutto il Sony Spider-Man Universe, uno Spider-Man 4 con il ritorno di Raimi, di Tobey Maguire, ti fa un miliardo. Troppo, ma non è detto che ma sicuro, ma non si tratta di andare bene o male, non è quello, non è questione di andare bene. Ma per me è di troppo l'MCU più rispetto a Spider-Man 4. Sì, ma Paolo, quello tu puoi fare Old Man Spider-Man, però non è più coerente lo Spider-Man 4 di Holland di quello di Raimi, una alla volta. Scusa, io volevo dire a Paolo, perché se no sembra che lo scemo sono io. Ti stiamo dicendo tutti la stessa cosa, che tutti siamo pipparoli come te di quella roba e che se esce questo film, uno, siamo contenti e due, lo vogliamo vedere. Solo che, al contrario, visto che mi rompi sempre il cazzo su quella roba lì, dico che era morto dall'89, quando l'hanno annunciato, ho detto, ma che cazzo c'entrano bimbetti nel grano? Sono fatto, c'entra niente. Okay, stiamo parlando di Ghostbusters, Alex. Ho visto che Mattia, fate parlare Alex che non ha ancora proferito verbo. Scusa, oggi. Vai, poi dico dopo. Allora, intanto andatevene tutti a scusami, Alex. Grazie. No, è una battuta. Allora, posto il fatto che per me è più probabile che esca Tre uomini e una gamba 2 con le coliche, facciamo finta che esiste su Spider-Man 4, ma a livello di storia, con un personaggio che c'ha 50 e passa anni, non mi puoi fare le stesse robe che c'erano quando ne aveva 26-30, in cui ancora però imitava, faceva l'adolescente, il giovane uomo che ancora non sa dove è il suo posto, robe varie. Ma lo fai più anziano, uno Spider-Man acciaccato, quanto sarebbe bello. Pubblico, ma il grande pubblico gliene frega qualcosa di lui? Ha apprezzato Logan. Ha apprezzato Logan. Delle che è Logan il film prima era uscito 3 anni prima, non 20. Però tutte le volte che uno propone un'idea, non la vorrebbe nessuno, fai l'esempio che il pubblico l'ha voluta e ti rispondono, ma lì era diverso. Ecco, sì, a volte mi sembra no, ragazzi, Logan se non è in un contesto apocalittico. Cioè sembra che ci sia una regola per cui le cose devono andare per forza in un modo o nell'altro. Secondo me, se si tratta di provare, si può provare. Alex, ti apprezzo per il tentativo. Ci sono delle storie ambientate nel futuro. Fai finire Alex, splendide. No, voglio sentire l'uomo. Perché secondo me adesso mi ispira. Vai. Ma no, più che altro, anche nei fumetti, questa roba dei supereroi vecchi si è sempre fatta. Un giorno è arrivato Frank Miller, ha detto: voglio fare il Cavaliere Oscuro. C'è lui che è vecchio come il cucco, con la dentiera, c'è questa. Batman. Invece poi è diventata un'opera bellissima. Però contro hanno fatto Spider-Man il Regno che faceva cagare. Però ci hanno provato. Cioè, la roba del supereroe. La roba che ha fatto più successo di Spider-Man è stata negli ultimi anni. Spider-Man, la storia della mia vita, che ti racconta di uno Spider-Man che invecchia. Ed è veramente una delle robe più amate. Marvel adesso, con i Fantastici 4, ha dato delle opzioni dicendo arriverà il film, leggetevi questi fumetti sui Fantastici 4. E li ha regalati su Marvel Unlimited. Una delle cose che ha regalato è Fantastici 4, la storia della nostra vita, dove anche lì invecchiano. Io credo che, come per Logan o per altre robe, si possa raccontare, volendo, di uno Spider-Man un po' più attempato. Tra l'altro, anche questa roba che a 50 anni non si può... Cioè, Iron Man aveva 52 quando ha schioccato le dita e ce l'ha fatta. Ci sono gli effetti speciali, ci sono tante cose. Ora, anche a me faceva ridere, l'ho già detto, Harrison Ford che cavalca nella ferrovia a 80 anni. Però credo che si possa comunque fare un... Cioè, non è che deve essere un film dove mi lancio dalla ragnatela, non riesco, sono caduto, alla schiena. Cioè, no. Uomo, ti tromberei oggi. Rifletti un attimo su un supereroe che magari veramente c'ha 50 anni, magari non lo so, c'ha una figlia. Adesso Ultimate Spider-Man è uscito che è il nuovo corso, quello di Hickman, sta piacendo a tutti, c'ha la figlia, magari la figlia c'ha i poteri, magari ci metti Mayday Parker, non lo so, magari c'ha una figlia di 15 anni a cui passare, cioè sto veramente dicendo delle cose a caso. Io credo che si possa raccontare qualcosa che riguarda il supereroe che invecchia, se fatto bene.
Raimi, spero possa dirigerlo bene, magari trovi uno che lo scrive bene. Io cioè, non mi piace l'idea del concetto assoluto che sia una roba impossibile. No, bravo. Io vi dico però, che invece non mi piace l'idea proprio di vedere l'eroe, cioè Spider-Man 4 no more. Cioè, proprio mi porta alla depressione, però, ragazzi. Però è una roba che può anche piacere. Cioè, a me vedere morire Logan, magari, uno può dire, a me non piace l'idea, però cioè, a molti è piaciuto. Cioè, ci sono il problema. Uomo, quello che stai dicendo è sacrosanto. Infatti, la cosa che mi ha fatto incazzare prima di Paolo è che mi sta mettendo in bocca delle cose che io non ho detto. Ma perché sì, non ma le ho ci dette. Sta, ma perché siete toccati. Fa sembra Raimi Spider-Man 4. Ok, vediamo cosa fa. Sono contento, mi ricordo il 2002. Però, visto che tutte le settimane si viene qua e ci si lamenta di una situazione generale di Hollywood problematica, la mia critica è che essere così ciechi con lui, da essere romantici solo perché si ricorda di quando con Pipino in mano guardava le VHS di quello, è un po' scemo. Però Michele... fammi finire. Ci sono 400 fattori di rischio che applicati a questo franchise nello specifico, che è nella melma di un sottogenere in cui ci sono già altre due, perché c'è anche quella animata, versioni del personaggio di successo, in cui si dovrebbe trovare questo qui a cui danno il 100% di libertà di fare il cazzo che gli pare, che per me è impossibile. Poi se succede, io vado nudo al cinema e mi riempio di burro e mi faccio scoprire. Però ti dico, Michele, quello perché? Io dico, concludo, perché? Mi zittisco. Quello che a me dà noia del pirla di altro quando mi ha rapito. Assoluto. Beh, a quel punto ci si va al cinema non per vedere il film. Spider-Man più Sam Raimi, se Spider-Man 4, mamma mia, io vedo più i rischi, solo questo ho detto, e mi hanno iniziato a dire le puttanate, Ghostbusters, grazie, ma perché tanto non sa fare che di cazzate. Io ho detto solo che se tutte le settimane qui a parlare di Hollywood e conosciamo Hollywood, sono 3 anni che diciamo che si sono ribaltati in questa merda di fanservice, perché poi sarebbe un film di fanservice, e stiamo dicendo da 2 anni, qualcuno se ne è accorto troppo tardi, che è diventato il male. Questo film, inevitabilmente il fanservice ce l'avrebbe insito nel suo DNA. Allora io vedo più rischi, poi che lo possa fa uomo. Lo può fare, lo ma deve sai fare. Perché io ho citato Ghostbusters? Ma perché... non mi interessa Ghostbusters, no, Paolo. Perché io parlo ti sto di Spider-Man. Tu non li vedi questo... tutti i rischi di uno Spider-Man 4 nel ma mondo perché, di oggi però... al cinema? No, perché per me sarebbe un successone. Parlo in quanto tu ma perché successone tanto discorsi... i soldi li prendono loro. Io ma ti sto parlando editorialmente. Tu sì, credi editorialmente veramente sarebbe intelligente? Ma sì, tu... scusami, sei in No Way Home sulla base di cosa? Se in No Way Home, te lo dico, se in No Way Home tu mi ripresenti Garfield e Maguire, vuol dire che ci tieni a quei personaggi. Il perché pubblico è Amazing voglia... Spider-Man 3 che è anche più facile. Posso mettervi in dubbio il successone? Ma magari arriva pure quello. Però posso mettervi in dubbio il successone, perché sembra che lo prendiate tutti come un dato di fatto. Io voglio magari provare... poi sarebbe flop. Magari io sarebbe... voglio provare invece a debilitarmi. Forse, però... Si parte dal maledetto 1,9 miliardi di No Way Home. Dannatissimo quel film quando me l'hanno creato. Quel film fa 1,9 miliardi con non Maguire, ma Maguire, Garfield, Holland, Doctor Strange, tutti i cattivi degli altri film, Zendaya. Nel contesto Zendaya, nel contesto dell'MCU. Okay? Recentemente, perché io non dimentico, c'è stato un film prodotto da qualcun altro dove, certo, sulla base di trailer accattivanti, ma anche perché c'era un personaggio sulla carta adorato da tutti, io leggevo in chat 1 miliardo, sicuro. 700 milioni minimo. Quel personaggio lì, che non si vede da tanto, lo conoscono tutti, i film continuano a trasmetterli. Sto parlando del Batman di Michael Keaton. Ed è quelle bestie di Satana lo volevano come Nick Fury della Justice League. Se andava avanti, Batman. Non ho spiegato una minchia a nessuno del Batman di Keaton. È vero, va bene? È verissimo. Però di più, in quel film c'era anche il Batman di Affleck. Eh sì. Però è anche vero. Ma poi, attenzione, qui c'è un altro problema. Se ha successo Spider-Man 4 di Raimi, è peggio. Perché rischia di oscurare Holland, che è lo Spider-Man del presente. Ma scusami, Bravatar, Bravatar, se torna Maguire, chi se ne frega di quel frignolo di Holland? Torna Maguire. E allora come punto, io volevo ritardarlo il mio intervento, invece lo faccio e adesso. Mi piace Holland, mi piace tantissimo. Allora, Paolo. Allora, è ovvio, come ha detto Michele, che se lo annunciassero, anche l'interesse da parte mia malsano ci sarebbe. Certo. Ma
ci troviamo qui tutte le settimane e Hollywood non ha più idee e il fanservice è una merda e la nostalgia ha rotto le palle, poi basta annunciare un progetto vagamente interessante e cancelliamo tutti i discorsi che abbiamo fatto. Innanzitutto, nel caso producessero uno Spider-Man 4, io vedrei le stesse identiche difficoltà con cui dovrà interfacciarsi Gunn, che magari riuscirà a portare a termine dei risultati eclatanti, ma avrà da gestire due Batman. Io conosco come vanno le cose. Spider-Man 4, ma fate anche il 5, ma fate anche il 6, perché No Way Home, ragazzi, che piaccia o non piaccia, era una conclusione, eh? Celebrazione di quella roba lì che poi è finita. E di 20 anni di Spider-Man al cinema, tra l'altro. Io sono convinto che li rivedremo tutti e tre in piuttosto fai un film con tutti e tre. E magari anche in un film corale che secondo me la Sony sta architettando. Però ricordiamoci che ci sarebbe quel problema lì e si andrebbe a presentare. Paolo involontariamente è entrato proprio nella casistica che volevo segnalarvi. Dividerebbero il pubblico. Infatti, buona fortuna, Gan, eh? Tu vai a dividere il pubblico perché poi si creano le tifoserie e poi viva uno, abbasso l'altro. Però, ma possiamo guardare al futuro? Perché l'MCU in questo momento è in una fase di crisi? Perché non è riuscito, a quanto pare, tra i tanti difetti, a presentare dei nuovi personaggi accattivanti. Ce ne hanno uno che funziona, che si chiama Tom Holland, ma perché devi debilitare persino lui? Perché però devi magari cominciare a Paolo, ma però magari no, perché Paolo, ricorda che basta. Manco il coraggio di nominare un Peter Parker in Madame Web, ma secondo te gli mancava la cosa di fare un reshootino di una settimana? Guardiamo avanti. Proprio perché critichiamo sempre, e io in primis, questo rimasticare le cose passate che 9 volte su 10 non funzionano. Io torno a dire, qua stiamo parlando però non di un pinco pallino, di un Sam Raimi che dice io voglio riprendere in mano il mio personaggio. Il pubblico non sa neanche chi è Sam Raimi. Prima ti ho citato Ridley Scott con Alien Covenant, Paolo. Esatto, Filippo. Era esatto. Ridley Scott. Cioè, Ridley Scott, però, Alien Covenant però non aveva niente a che vedere con il primo Alien. Erano due cose totalmente diverse. Ma come? No, ma se si spiegava come creavano i xenomorfi. Aspetta. No, però ti sembra di vedere due film simili. In uno si parla di un alieno che è al bordo di una navicella. Paolo, mi hai appena dato ragione, è lo stesso autore, ma sono passati 40 anni, l'autore è cambiato, i due film non si somigliano. Però Travatar, sarà la stessa porcata. Aspetta Travatar, però con tutte le cose che rimasticano fra Halloween, Omen, di quello, Ghostbusters, quello, quella, però si può fare il pelo, aspetta, Spider-Man che ritornerebbe con Raimi anche per un capitolo finale. Sì, perché questa roba che hai appena citato non è roba viva, parlo anche con te che non è viva. Ma come non è viva? Lo dice anche l'interesse del pubblico. Che è pieno, Paolo, di reel che parlano di The Omen di Richard Donner. Paolo, Paolo, ma perché Spider-Man non è vivo? Spider-Man è vivo. Del 90, è uno dei più amati. Spider-Man è sempre verde. Ci può essere il momento che escono i film, ci sono i momenti che non escono i film, ci sono i fumetti, non ci sono i fumetti. È talmente morto che non la roba scolastica dei bimbi del mondo è di Spider-Man, non è i Ghostbusters su cui mi ci pippo io, non è Karate Kid in cui mi ci faccio le pippe io, non è, è una roba sempre verde. Quindi ti faccio una domanda e mi zittisco. Ha già due versioni in corso nel quale a forza, siccome c'è un autore che 20 anni fa non ha fatto il suo film, bisogna dargli fiducia. Ti faccio una domanda e mi zittisco. Ma c'è troppo. Se non me la di me. Aspetta, anche a Filippo. Quindi, editorialmente non è la stessa cosa. Per me sì, però, visto che c'è la possibilità di dividere il pubblico, come diceva Matioschi, di creare confusione nel pubblico, citando anche poi la DC, quel che farà Gunn e bla 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 col Joker. Visto che ci sono questi rischi, allora è meglio non dare la possibilità al creatore di Spider-Man cinematografico di non fargli fare possibilmente un film bellissimo. Assolutamente sì, perché qui non giochiamo con l'arte, giochiamo con i soldi, Paolo. E infatti in chat c'è infatti tanta confusione. In chat dicono, ma se Sony vuole fare Spider-Man 4 non c'entra niente con l'MCU. Amy Pascal vuole lanciare al cinema Miles Morales. Se secondo te lo vogliono fare da soli, vogliono fare sotto l'ala di Kevin Feige. E quello porta soldi a valanga. Ci frega cazzi di un film che ti fa un miliardo.
se vogliono fare un cavolo di nuovo Spider-Man, ma fate Miles Morales, vuole Miles. Esatto. Ah, questo se, cazzo di Miles, chi se ne frega della roba vecchia. Tra l'altro che tanto già il cinema mi ha animato, quindi puoi anche fare la differenza. Ed essendo che va, ed essendo, no, ma essendo che va bene quello di Holland, è meglio far traghettare il personaggio di Miles nei film di Tom Holland. È un investimento calcolato. Altra cosa, io lo vedo sempre, si mette sempre in dubbio questo caspita di successo dello Spider-Man di Holland. In tutti i film in cui è apparso ha sempre portato profitto. Leggo, l'hanno sempre affiancato a personaggi, quindi Spider-Man Far From Home, che nel 2019 fa 1.131 milioni, li ha fatti perché c'era Nick Fury? Il protagonista di Secret Invasion? Mattia, rincariamo ancora la dose, perché io credo che qui comunque non credo che piaccia a tutti lo Spider-Man di Holland. Penso che ad alcuni farà schifo. Ora prendiamo questa cosa qui, perché magari darà anche fastidio. Tom Holland è apparso in Infinity War e in Endgame. Quei film non è che li ha visti un tizio, li hanno visti tutti. Questo è lo Spider-Man che hanno venduto. C'è poco da fare, perché è uno Spider-Man che si vede in quei film lì è lo Spider-Man, è quello definitivo. Poi noi ci ricordiamo Maguire, si ricordano Garfield, quello che volete, ma quello è lo Spider-Man. Se una persona in questo momento, un ragazzo, un teenager, pensa a Spider-Man, c'ha la faccia di Tom Holland. Se per quelli a cui non piace lo Spider-Man di Tom Holland dovessero creargli l'alternativa a torna Maguire, e questo è un danno che la Sony non può permettere. Ci sono altri tre film però, che deve... No, ci sono sempre le scuse. Ha fatto 1.100 miliardi perché è uscito dopo Endgame. Ragazzi, si chiamava Spider-Man. Però, basta con queste cose. C'è scritto Spider-Man nel titolo. Scusami, Filippo. Cioè, tu pensi che se uscisse Spider-Man 4 di Raimi e fosse un flop, ne risentirebbe lo Spider-Man di Holland? Io mi terrei. No, se fosse anche un successo. È l'esatto opposto. Se e quindi, aspetta, finisco un attimo. E quindi... Per me lo dà se facevi... noi dobbiamo rifiutare, quindi tenerci alla larga da un ipotetico capolavoro come il primo, perché se no ne risente l'MCU. Ma chi se facevano Paolo, se quando è uscito Paolo, se quando è uscito Capitan America nel 2011 arrivava Guillermo del Toro e ti diceva il Capitan America te lo faccio io, e glielo faceva l'avrei più bello subito, chi se... e chi se ne fregava poi di quello che andava a fare gli Avengers, se questo è il problema. Infatti, ma questo è il problema. Ma poi io vorrei far notare anche un'altra cosa. Anzi, infatti, The Brave and the Bold e The Batman parte 2, e il problema è proprio lì. Sì, però questo è un problema del pubblico, cioè al cinema. Ma avete non è un problema del pubblico. Problema... Viviamo di tifoserie, Paolo. Di tifoserie allora, viviamo. Però non è che se viviamo di cose sbagliate bisogna secondarle. In un mondo normale può uscire una. Se volete, Batman, rispondo io. Se un insuccesso danneggia il come, ma non Holland, danneggia Spider-Man, danneggia il personaggio di Spider-Man, perché un conto è vederlo al cinema ogni 3 anni, un conto è vederlo ogni fottuto anno spammato dalle pareti, che a un certo punto non ne possiamo più. E io lo ripeto ancora una volta, è lo stesso rischio di Batman. Sì, è un rischio, perché oltretutto i film non vivono solo quando escono in sala, c'è tutta la campagna marketing, ci sono le notizie su internet, quindi in contemporanea gestiresti due Spider-Man diversi e parleresti sempre di Spider-Man, arriveremmo con i coglioni pieni, cosa che secondo me ancora una volta succederà con Batman. Voi preparatevi, voi state aggiungo anche due punti. La trilogia sono di le Rey. Bolle speculative tipiche. Sì, sì. Quella roba lì funziona, fanne di più. A un certo punto, perché l'MCU è così adesso? Perché ne ha infatti era come ora la DC, fate per tutto. Adesso sembra solo perché, Batman. Perché negarsi la possibilità di fare dei prodotti avvincenti? Facciamoli tutti, no? E infatti... No, ma attenzione, io aggiungo anche due cose. La trilogia di Raimi, a livello di regia, non è invecchiata ad un giorno. Cioè, Raimi ha ancora oggi da insegnare a John Watts, per dire. Però guardiamoci in faccia. Certo. Sotto molte altre dinamiche era già un po' vecchia allora, se le riprende film del loro tempo, ragazzi, non può esistere nel 2024 una Mary Jane come quella di Raimi, che è una cretina, l'ho amata, fatto assolutamente urlare. No, Mary Jane dello Spider-Man di Raimi, no, uomo, no, se la fai diversa non è più come quella che abbiamo amato, quindi fa schifo, vedi che non ha senso sta cazzata. Quella Mary Jane comunque si mangia tutte, ma non solo, per quanto mi vedi,
bellissima. Ma poi al giorno d'oggi lei che si fanno che si fa la punta al cazzo alla Marvel perché troppe coincidenze. Cosa, scusi, ragazzi, allora... scusa un attimo Michele. Tobey Maguire incontra uno, tre giorni dopo qualcuno succede un incidente, cioè fa ridere. Ai tempi quando eravamo erano gli inizi dei cinecomici. Io me lo terrei oggi, magari oggi benissimo, ma al giorno d'oggi queste cose farebbero ridere. C'era Reni a salvare la baracca, ma in più perché dovrebbe far ridere? Era più fumettistico di quello che io da non lettore potessi pensare. Paolo, gli voglio bene i fumetti, ma i fumetti sono intelligenti, ma sono anche delle cazzate sotto certi aspetti. Io non sono come Filippo che analizzo la fattibilità editoriale dei progetti solo se funzionano per i soldi o no, non mi frega niente, anche se ovviamente rispetto le analisi di Filippo le ascolto sempre con interesse. Quando tu vorrei anche vedere Mary Jane, però dai, dire che sia una cretina, è una ragazza che ha una fragilità. Ma ti ricordi che... quando abbiamo fatto la rassegna con la chiamavo io, quel puttanone di Mary Jane? Sì, sicuramente. Su, dai, la fanno usare in classe, eleganza. Però, sottile, sottile. No, scusatemi, io ricordo tutti a dire, ma che bella Emma Stone come Paolo, Gwen. Altro scusami, che Mary Jane. Allora, Michele, No, aspetta. Da una parte c'è una difficoltà intellettuale che è mia, ma che mi sembra sia condivisa da tutti tranne da te, ovvero credere che si possano ricreare le condizioni produttive affinché Raimi possa fare un film tutto suo nel 2024. Scavalchiamo questa. Chiunque scriva questi film, ivi inclusi lui, deve sottostare a un mondo diverso, al primo personaggio, scusatemi la provocazione, sapete che amo tutto e amo tutti, inclusivo, a qualsiasi cambio di caratterizzazione di Mary Jane, che ora deve essere una donna diversa per rispettare il canone. Su internet scoppia l'inferno. E esatto, in un mondo in cui ci sono già due Spider-Man, uno animato di successo e uno live action di successo, in cui, bada bene, bisogna già iniziare a pensare al post Holland, perché sembra giovane ma non è più giovane, quindi fra 7-8 anni bisogna pensare, e io che conosco Spider-Man anche sui fumetti come uomo, come penso Miles Morales, visto che l'hanno presentato anche animato, in tutto questo progetto editoriale non solo è difficile a livello contenutistico che torni quella roba lì di 20 anni fa, perché il cinema non è più quello nemmeno a livello hollywoodiano. Sono d'accordo con te. È già qui, io ti ci vedo te, ma guarda lì, io ero abituato a vedere Mary Jane, la sognante, ora guarda se l'hanno fatta un entrepreneur, perché bisogna fare le donne forti nel 2024. A parte Michele, entrepreneur. Però perché l'offende, dice si fa entrare trapani dentro. Io devo pensare che c'ho l'MCU che lascia scorrere tutto bene con il suo personaggio appunto più forte che viene indebolito di riflesso, e un su in cui non c'è uno Spider-Man. Senti, su, mi fai dire io una devo cosa. Credere che queste due case di produzione, perché com'è bello l'amore per il cinema del passato, lasciano fare il cazzo che gli pare a uno per un film solo. Sa cosa succede? Dico quello che ha detto Travatar prima. Vai, il danno grosso il film lo farebbe, non se floppasse, se facesse 2 miliardi, perché a quel punto loro tornerebbero e fatto Toby, ora si firma per 3 film. Ma speriamo ne facesse altri 10. Io sono gobbo. Io ne farei altri 10, ma indipendentemente è un disastro. È un disastro editoriale, è un disastro produttivo, e sicuramente te in primis saresti a capo della carovana dei rompicazzo. Ma io me lo ricordavo diverso. Lo giudicherei dopo averlo visto. Dico solo, caro il mio Ponzio Pilato, dico solo che per me portare avanti questa crociata così selvaggia verso un film che presumibilmente nemmeno si farà, ma sì, perché ne stai parlando come se fosse poi il male del futuro supereroistico, cioè, quando si parla delle commedie italiane, aspetta, cioè finisco un attimo, cinema contemporaneo, non finire Paolo un attimo, ma dai, vai Paolo, no, dicevo, io sono d'accordo con te, sicuramente il film, come qualsiasi film, si adeguerebbe alle leggi, talvolta giuste, talvolta sbagliate, o per meglio dire ipocrite di oggi, bisogna sempre contestualizzare. Questo non vuol dire però che sarebbe un brutto film. Abbiamo visto Strange nel multiverso della follia, che per me è uno dei migliori dell'MCU degli ultimi anni. Quindi qui non è questione di essere bello o brutto, ti troverebbe il giusto compromesso per rivivere le sensazioni della vecchia trilogia. Certo, ma non le potrei mai rivivere. Aspetta, però
però fino a che il film non lo si vede, non lo si può sapere. Magari Mary Jane avrebbe una caratterizzazione diversa, premesso che per me la sua Mary Jane era ottima, perché era piena Tu non puoi, ma infatti non resterei deluso se pensi a Mary Jane che si va a fare le frittate con Harry Osborn. Volevo tornare sulla questione veramente logica, logico-produttiva, diciamo, perché poi leggo in chat, se incassa 2 miliardi non penso gli dispiace per Tom Holland. Ma ragazzi, allora, cioè, innanzitutto dobbiamo capire che cosa vogliamo nel futuro del cinema, e ognuno di noi può volere cose diverse. Diciamo che in linea di massima mi sembra che l'MCU abbia entusiasmato. Ora, se dobbiamo pensare a una decostruzione totale, si può fare tutto. Cioè, possiamo infischiarcene di quello che deve arrivare, e allora io vi dico che voglio Iron Man interpretato da Tim Roth, diretto da Guillermo del Toro. Beh, perché potrebbe essere un film bomba sulla carta. Qualcuno di voi potrebbe alzare il dito e dire: ma non torna con l'MCU? E la risposta è: vabbè, ma un bel film. Quindi già questo dobbiamo capire, ognuno di noi cosa vuole. Ma soprattutto, se incassa 2 miliardi, a me sembra veramente che a volte ci dimentichiamo del passato recentissimo. Spider-Man No Way Home, che a me non è piaciuto, io continuo a dire che è un film pessimo, per molti è stato un sogno bagnato che prendeva vita. 1,9 miliardi. A cosa ha portato? Al disastro. Sbaglio o negli ultimi anni, piaccia o non piaccia, difensori e detrattori, l'MCU in una fase di ritrazione, tanto è vero che adesso hanno deciso di chiudere un attimo i rubinetti e tornare a una programmazione un po' più diluita? Mi sembra di sì. Io, per come sono andati gli ultimi anni, vi dico, e sono d'accordo con opinioni già espresse, se uno Spider-Man alternativo ad Holland fa 2 miliardi, per Holland è un casino. Per l'MCU diventa un casino, e qui torniamo a prima: se ce ne sbattiamo le palle si può far tutto, se invece tifiamo, tra virgolette, un termine che non mi piace, per una sorta di salute del genere a tutto tondo, forse qualche problema dobbiamo cominciare a porcela, perché secondo me quando un genere comincia troppo a riflettere su se stesso e a ritornare al passato, significa che non ha futuro, significa che arriva soltanto... che è arrivato il canto del cigno. Significa che basta. Non a caso con Scream Wes Craven voleva dire lo slasher è morto, perché l'unica cosa che può fare è autocitarsi e farsi vuol dire che è andata. E se siete del partito chi cavolo se ne frega, abbasso i cinecomic moderni, viva il passato, legittimo, mettete pure gli striscioni. Se ragioniamo su un contesto più ampio, secondo me qualche domanda qui, dove ci facciamo le pippe sul nulla, ce la possiamo anche fare. Poi se lo annunceranno domani, l'ho detto anche, è ovvio che ci sarebbe una curiosità anche fanciullesca da un certo punto di vista. Però come abbiamo visto, Matteo, i flop ci sono stati indipendentemente da uno Spider-Man 4, quindi a mio avviso, anche se uscisse Spider-Man 4, potrebbero esserci successi alternati, anche se Spider-Man 4 non ha niente... Aspetta, ma quali flop? Perché in realtà il peggior flop è stato Amazing Spider-Man 2, 750 milioni. Aspetta, però dico, adesso non c'è nessun Spider-Man 4, eppure la Marvel non sta andando un granché bene come ai tempi. Magari chi ci dice che con uno Spider-Man 4 invece non possa aver successo quelle anche in realtà? Ma cosa servirebbe? Io ti dico, ma se tu sei un produttore e devi pensare al futuro, non al risultato immediato, perché poi in genere si dice che i grandi manager pensano 4 anni avanti, non al presente. Se io devo ragionare sullo sviluppo, ma io investo 200 milioni in Spider-Man Miles 4 Morales con Maguire o in Miles Morales? Me faresti successo con entrambi e non precluderesti ad un grandissimo... Anche secondo me c'è spazio. Tu non puoi mettere Io aspetterei di vedere con la Warner come andranno i due Joker. Esatto. Perché se il terzo film di... Non ci sono due Joker, ci sono due Batman. Se nel terzo film di Reeves ci sarà Barry Keoghan e tutti diranno che è un Joker della Madonna, ma non è il protagonista, però lo accetterà, magari è più il Batman che il Joker. Una saga si chiama Batman, almeno li puoi, però come dice l'uomo potremmo avere delle risposte. Ma per rispondere a Mattiotti, a cosa servirà a far lavorare Sam Raimi? Cioè, ma è impossibile farlo lavorare per altro, cioè, solo per quello.
Ma se vuole fare Spider-Man 4 è Raimi. A parte che non mi sembra che stia muovendo i mari monti, ma un pozzo. Però, però a me va bene questo discorso. Magari sto per dire una cosa che già non c'erano prima i dubbi, ma io non voglio più il benché minimo dubbio e perplessità sull'idea di fare due Batman diversi in contemporanea. Infatti per me va benissimo. Cosa. Ok, però, però per io voglio vedere come va. Altro, un esempio. Poi, su cosa serve o non serve, alla fine è un po' come Deadpool. Probabilmente Deadpool e Wolverine non porterà a nulla post Deadpool. Per me farà dei danni che non avete però idea. Se ragioniamo, se ragioniamo sui soldi, gli incassi è un conto. Se ragioniamo, diciamo, a livello artistico, è chiaro che è un altro. Questo è vero. Io se penso al denaro, chiaramente per me farebbe successo, ma non, cioè, veramente ci sarebbe lo spazio. Io penso, forse magari è un pubblico di tipo diverso, no? Però i giapponesi si beccano 100 Dragon Ball diversi, li accettano bene o male tutti, no? C'è Daima dove c'è lui piccolo, poi c'è Super dove lui c'è i capelli blu, poi c'è, c'è un Dragon Ball per tutti. Secondo me Spider-Man c'è, quello animato con la, insomma, con le tecniche nuove. Adesso arriva Spider-Man Friendly Neighborhood, che sarà un cartone animato, magari andrà male, magari no, però intanto c'è il cartone animato alla X-Men 97. Poi c'è Holland, poi magari fai la roba col multiverso e poi lo metti contro però Venom. Però io ti rispondo in un altro modo. Quante volte abbiamo visto due serie di Spider-Man andare in onda contemporaneamente? Mai, perché sennò si cannibalizzava una vicenda. Però, sì, però qua, fino a che non avremo la prima prova, come diceva l'uomo, fino a che non avremo l'esempio lampante, poi magari io prima del multiverso ero uno che veramente stava attento, ma come fanno a inserire lo Spider-Man di Maguire e di Garfield che fanno parte di un altro universo? Ci stavo male. Da quando è iniziato il multiverso ho cambiato mentalità, ho cambiato logica, ormai accetto. Io vi dico un'altra cosa, gli effetti non si stabiliscono sulla breve distanza, nel senso, bravo, se The Batman parte 2 va bene e Brave and the Bold va bene, non è mica finita lì. Ovvio. Perché sono curioso di vedere The Batman parte 2 e la gente probabilmente si riaffeziona al Batman di Pattinson, fosse un bel film. Brave and the Bold non è quello lì, è un altro. Ah, quindi è finito quello prima, va bene. Aspetta, torna quello là. Ok? Aspetta, ritorna quell'altro. Lì bisogna verificare. Io sono convinto. Ma tra l'altro l'uomo ha parlato del Giappone. Sarà un disastro. Però. L'uomo ha parlato del Giappone. Allora io tiro fuori appunto il brand che interessa più a me, ovvero Godzilla. Tralasciando l'America col Monsterverse, che è una cosa a sé, in Giappone è uscito da poco un certo Minus One, effetti visivi, Oscar, successo. Qualche anno fa un autore che non piace a nessuno, ovvero Hideaki Anno, aveva fatto un certo Shin Godzilla. Gli avevano anche bocciato il sequel che lui aveva scritto. Ora, per me Shin Godzilla è anche più bello di Minus One. Ma se un domani mi dicono facciamo insieme i sequel sia di Minus One che di Shin Godzilla, io dico, ma siete cretini, si massacra una vicenda, piuttosto fatemi il più recente, che Minus One è quello con più successo. Quindi non è che se mi piace un brand allora voglio però, tutte le robe, però, eccetera. Allora, è vero che non ha fatto gli incassoni, però mi pare che ci sia stato Minus One dopo Godzilla e Kong. Ma quelli sono due sistemi produttivi diversi, due nazioni diverse, un conto è Godzilla giapponese, un conto sono due Godzilla giapponesi. Allora voglio un film giapponese su Spider-Man, cosa devo, non lo so. Davvero, io lo vorrei. Sì, però quello aveva tutta un'altra distribuzione, tutta un'altra cosa, comunque Godzilla Minus One rispetto a Godzilla. Siete un po' troppo matematici, secondo me bisogna vedere un po' come. No, ma io infatti non voglio, te l'ho detto prima, io abbraccio questa riflessione di Mattia perché siamo praticamente condivisi a vicenda, però per me il problema proprio anche artistico. Anche artistico, perché non vedere tutti i cambiamenti a cui dovrebbe sottostare la saga 20 anni dopo, per me è capire il però rischio. Sono davvero così grossi i cambiamenti, Michele? Sì, Paolo. Sì, non è per più il cinema. Fatemi un esempio. Ma io infatti non lo vorrei uguale, che non può più essere quella, quella Gwen Stacy allora, non la proporresti più in quel modo. Scusa, una via di mezzo non c'è da calcolare. Non può esistere. Non può esistere una via di mezzo. Ma non era bellissimo anche quello. E decidetevi. Non può esistere una via di mezzo, voglio dire, magari Mary Jane non sarà più la damigella da salvare e basta, ma in delle situazioni la dovrà salvare, in altre sarà lei no, perché l'ha tirato fuori Avatar. Sì, premesso che io amavo la damigella in pericolo, non c'era niente di sbagliato in questo, però
per cui i 30, 40, 50 anni di oggi sono innamorati perché ci si rivedevano all'epoca, e venderlo a intere generazioni che o non lo conoscono o lo conoscono come l'altro Spider-Man di No Way Home. Quindi tu devi trovare un equilibrio, come sempre succede in queste cose cross generazionali, fra la roba vecchia e la roba nuova. Però l'hanno fatto, l'hanno fatto con Indiana Jones, poi è andato male, ma l'hanno fatto, quindi perché sono riusciti a cambiare? È andato male, infatti. Indiana Jones, sì, però ora voi state parlando ora solo di incassi, io sto parlando di dare la possibilità a un regista che ha creato quella saga di lavorarci, poi potrebbe anche andare male, però scusami Michele se ti ho interrotto. No, io ti sto dicendo che ribadisco, lo andiamo a vedere insieme, ci si abbraccia, ci si commuove, sarà un film bellissimo. Però avere tutta questa fiducia cieca, come te spesso hai nei confronti di altro tipo di industria, cioè è una cosa che secondo me è molto miope, perché dire solo è Sam Raimi, e io ti dico a me non mi basta oggigiorno. Allora non facciamo fare a Scorsese di Irishman perché floppa, non facciamogli fare attenzione, i film e mezzo. Ma non è il seguito! Non è la stessa cosa. Io quando un grande regista vuole tornare fatto quel tipo di cinema, che è un cinema tra virgolette libero, qui si sta parlando del sottogenere che negli ultimi 15 anni non solo ha dominato i mercati, ma si è sempre di più codificato e ha sempre più riproposto la stessa roba in salse diverse. Qui siamo veramente a dire da 2 anni che non vogliamo più vedere il cinefumetto impantanato nel fanservice, nelle riproposizioni, poi però arriva il nome giusto del regista. Ma quello è chi l'ha creato, non sarebbe fanservice, sarebbe un quarto capitolo. I coglioni se l'ha creato, perché è un, comunque, come diceva prima Mattia, un guardare indietro che si è capito. Però dillo di tutti i profetti, Michele, allora dillo anche del tuo atteso Ghostbusters, dillo di Omen, allora dillo di tutto. Mattia, scusami, poi mi perché magari viene fuori Top Gun Maverick, dillo con Top Gun, destina fallica che non sei altro. Però la differenza è che di Top Gun non avevamo avuti altre riproposizioni. Top Gun Maverick non arriva, mentre al cinema c'è Top Gun Far From Home con un altro attore che ti però, fa Madrid, non è però un semplice rilancio. Travatar prima Joker, dai, Joker mica andrebbe bene. Hanno fatto No Way Home, perché infatti allora Leto è andato, guarda, hai fatto l'esempio proprio il Joker di Leto, che fine ha fatto? Ha affossato il Joker di Leto. Io credo che il pubblico voglia bei film, non gliene frega se sono, ci sono 40 Spider-Man o 20 Spider-Man, vuole bei film. Sono d'accordissimo con te. Se dai un bel film, la gente te lo va a vedere, anche se ci sono 20 Godzilla in giro. È che al contrario di Paolo, dove basta il Suicide Squad non l'ha visto, la roba del film bello non vale, di Suicide Squad non l'ha visto nessuno. Però quindi perché ormai era depotenziato il brand, perché era depotenziato? Perché da una parte volevi fare l'universo condiviso, dall'altra però c'è Joker, dall'altra però c'è un The Batman, dall'altra aspetta però Snyder con la roba lì, facciamo l'alternativa della Justice League che avete visto al cinema, però questa è diversa, forse è canonica, forse no, e sto film fa parte dell'universo oppure no? Boh, se volete sì, se volete no, è un sequel di Suicide Squad o un reboot? Boh, sembra veramente che negli ultimi anni non abbiamo visto nulla, non abbiamo parlato di nulla. No, però è come se tra 5 anni è in corso la serie di Harry Potter, che ha tipo la terza o quarta stagione, e improvvisamente facciamo il sequel dei film con protagonisti storici. Ma magari e giustamente quelli che fanno la serie TV dicono: che cazzo, allora non è che cazzo ci avete messi qui a fare? Cioè, è chiaro che sì. Cioè, è lo stesso problema. Vi interrompo perché devo andare. Ciao. Troppo anch'io vi devo salutare, ragazzi. Tutti se ne vanno. Bacione, ciao bellissimi, scusate. Finché che siamo verso la fine dell'argomento, però è stata bella accesa. Però Michele, io voglio ribadire io leggo quello che mi ha scritto su WhatsApp Michele adesso, Paolo. Hai ragione tu, ma devo mantenere il personaggio, lo sai, scusami se ti offenderò. Sai che è proprio da lui. Me l'ha appena mandato. Proprio Michele, uguale, sì. Proprio da lui. Però io mi chiedo, avete parlato adesso del continuo fanservice in campo supereroistico? No? Ma comunque questa è la risposta in generale. Assolutamente. Bravo. Avete detto che Deadpool e Wolverine potrebbe essere ancora di più un film che potrebbe far scoppiare ogni cosa. Ma già l'ha fatto, Paolo. Scusa un attimo. Proprio parentesi, alla gente non frega più niente di vedere Wolverine nell'MCU perché c'hanno Hugh Jackman. Già questo lo depotenzia a prescindere. Parti da questo punto. Con quello che sta accadendo,
il problema dovrebbe essere Spider-Man 4 nella situazione in cui navighiamo. Madonna, per una volta che torna il regista storico a farlo. Il, ma proprio, il problema è proprio quello, perché Holland è l'unico che sbanca. Però ascolta, è una discussione senza via d'uscita, nel senso, tutti appelli alla nobiltà artistica. Esatto, non lo capisco, qualcun altro ti fa presente motivi logistici, produttivi, di narrazione, di racconto. Ma è figo perché c'è Sam Raimi. Allora non è perché Per me, la provocazione, l'unica cosa che può fare per lavorare è Spider-Man 4, vuol dire che è un regista fallito. Ma non è vero, assolutamente. È ripescare un brand che è lasciato vent'anni fa. Due film sono due franchise, in effetti. Poteva dedicarsi a ben altro. Io il Sam Raimi che amo è quello che faceva film con 2 milioni di dollari, soldi sporchi, che è costato di più, ovviamente. Io per gente come lui avrei preferito, ma per dire anche Guillermo del Toro, invece mettersi a far Frankenstein, facesse film più piccoli e facesse uno ogni due anni. Sono registi che palesemente, l'abbiamo sempre detto, come Coppola, che è un regista che stimo molto più di Sam Raimi, è gente che non è riuscita a stare dietro all'industria che cambiava. 10 anni prima lui, col cazzo che faceva lo shooter di lusso di Doctor Strange, è uno che si è piegato negli ultimi anni e ci sta bene. E io infatti volevo rispondere a uomo, la qualità io non la sto mettendo in discussione dall'inizio. Per me lo può fare e può venirne fuori un capolavoro. Però, appunto, pensarla solo con le farfalle e fiorellini perché Raimi è la posizione. No, ma infatti, su questo sono d'accordo. Come ora perché Raimi? La meriti dall'inizio che perché è Raimi? Dai, Paolo, ti contraddici. Per me potrebbe essere Raimi come potrebbe essere Scorsese. Quando si parla dei grandi maestri della storia del cinema, per me l'MCU, come potrebbero andare, va in secondo piano. Ma fa niente, quando Scorsese gli danno 300 milioni per fare The Irishman, glieli danno e lo fa. Qui ci sono due major. Io saluto altro quando intanto. Ciao ragazzi, è stato bellissimo. Non ammazzatevi, no. Alla prossima. Ma così bello. No, abbiamo semplicemente due pareri, pareri differenti, perché no, per me viene prima l'autorialità registica. Paolo, però ascolta cosa ti hanno detto anche gli altri, perché se no sembra che ti odio. Allora, io capito, lo sai, bene, non condivido ma comprendo. Sto dicendo che da quando è iniziata la live ti abbiamo messo sul tavolo 40 argomenti e tu hai detto solo sempre la stessa cosa. E allora Raimi non può fare il suo film, cazzo, se non ci sono i supporti artistici e produttivi, perché no, per me, perché non è Gesù, perché per me quando tu dici ad un regista come Sam Raimi non puoi fare il tuo film, non lo stai dicendo. Sì, però stiamo anche proponendo uno scenario in cui c'è Raimi che ha avuto un'idea geniale e poverino sta bussando le case di produzione. No, mi sembra che invece lui si stia mettendo sul mercato un po' a 90, disposto a fare qualsiasi cosa per lavorare. Quindi siccome sul web hanno cominciato a dire Spider-Man 4, lui dice sì, lo farei, però non ne stiamo parlando. È quello che ho detto io, quella intervista lì è chiaramente il buttolamo sperando che i pesci abbocchino, così ma guadagno. Questo non vuol dire che sarebbe brutto, però, anche se magari lo fa perché si è messa a mamma d'agnello. Io poi provo a specificare un'ultima volta un discorso. Io non so perché quando si fanno dei discorsi complessi poi ci si attacca al singolo elemento e si cerca di metterlo in discussione. È evidente che il Joker di Leto sia andato male per tutta una serie di motivi, però perdonatemi, non abbiamo criticato per anni la gestione DC perché era confusa, perché c'erano troppi stimoli da tutte le parti, perché se fai il Joker di Phoenix poi la gente comincia a dire aspetta, ma questo è collegato a cosa? Allora magari è il Joker di Pattinson. Allora magari è il Joker, adesso c'è The Flash che fa il reboot di tutto e arriva al Batman di Pattinson. Capisco. Mi sbaglio io o la gente cerca sempre a tutti i costi i collegamenti? No, ma tu hai ragione. Magari non ci sono. Mi sbaglio io, la gente si aspetta, alcuni, non tutti, che quando ci sarà Miles Morales in live action sarà lo stesso di prodotti animati. Me lo sono inventato io? No, ma questo... scenario così... Io dico che Spider-Man 4 va in contraddizione con tante cose che sono state dette. Questa è una via, è un discorso sensato, però dall'altro lato non credo che il mio sia così da buttare via quando tu non dai la possibilità ad un regista come Raimi di dire io non posso fare il mio film. L'amore di Rai verso di Paolo, ma è proprio, se fosse stato, ma anche Paolo, se fosse Paolo, stato facci un favore,
togli la bocca dal cazzo beep di Raimi, grazie. Comunque, però magari allora, magari il pubblico io do anche questa opzione, magari il pubblico adesso col multiverso è più aperto ad avere tante versioni. Io sono d'accordo con te, uomo. Io dico, vediamo come andrà con la Warner, se Brave and the Bold multiverso che sta avendo un successone per ora, tanto l'MCU sta floppando lo stesso, quindi se ci butti Spider-Man 4 magari gli fai anche del bene. Paolo, io dico, vediamo magari anche a livello animato, non è neanche loro oltretutto, pensa la felicità di Feige con la Sony che gli produce altri Spider-Man e lui è lì così, non è neanche loro. Vabbè, però io non sono azionista, ma sapete quanto, ma sapete quanto gli è costato Holland con la nuova trilogia, quella che devono fare adesso. Però mi fate imbestialire. Se iniziamo a fare discorsi e però l'arte non si ferma e i registi sono fighi e non siamo azionisti, non parliamo mai di niente. Possono fare prima abbiamo parlato di Matrix 5. Ma se Drew Goddard c'ha un'idea geniale, ma fategliela fare. E me non sono azionista Warner, possono continuare a farne 72. Abbiamo finito. Andiamo a casa. Però io dico, la roba è arriva non arriva, come lo prenderesti? Io ti dico, per me non sarebbe un problema, è un problema ma poi vi dico di più. Voi dite, col multiverso la gente è abituata, cioè potrebbe accettare di più che ci siano più versioni, per carità, ma quello che noi mettiamo in dubbio è, sapendo che ci sono più versioni, le guarderebbero tutte o la maggior parte inizierebbe a fare selezione? Ma nemmeno, perché noi anche se facessero selezione, che vediamo male ci come sarebbe. Cioè noi non possiamo fare film perché poi il pubblico reagirà in un certo modo. Ma che selezione fai? Hanno dato una caterva di soldi a Holland per farlo firmare per la nuova trilogia. Però, una caterva. Se queste Filippo sono le regole a cui dover prestare attenzione oggi per fare cinema, cioè quindi come reagirai? Sempre viene svegliati comunque. Sempre è stato così. È stato bello su Marte fino a ieri? Sì, però ma io voglio vedere come andrà, appunto. Se io dico, se con Warner la cosa andrà bene, ok. Se Miles Morales va bene la trilogia animata. Sì, ragazzi, se va bene, una volta. L'abbiamo visto con gli universi condivisi, è andato bene alla Marvel, lo facciamo tutti, saranno tutti bene. Io però sto dicendo che se ci fosse la possibilità, proprio perché il brand di Spider-Man è molto forte, è un altro andrebbero bene tutti. Non è che prova a fare tre anni, non è più molto forte poi, non è più molto forte poi. E allora facciamo così, proprio per dare una chiosa a tutta la situazione. Ma poi voglio fare raga, io mi riferisco a Paolo e all'uomo. Ve lo giuro. Se fanno Spider-Man 4, io me ne vado ad Hollywood ad accamparmi perché voglio il Godzilla 2 di Emmerich. Bravo! Anche. Bravo. Me ne vado lì a fare casino. Perché non lo potrebbero fare? No, però Filippo fa centrato. No, in generale, perché è una cosa mia. Che si è appena ripreso. Tu cosa fai? Vai a ripescare un Godzilla però vecchio e lo metti in contrasto? Però, Travatar, non sarebbe contrasto. No, io era per una questione di affezione. Fuori, dopo che li hai ritirati fuori in No Way Home, non sarebbe contrasto. L'hanno voluto loro ritirarli fuori. Non sarebbe contrasto. Era un film solo celebrativo. E ma allora il compromesso Home, più ci che metti il ritorno, dentro Holland un attimo e va bene. Sì, ma in No Way Home, più che il ritorno, è bella l'interazione. Che anche qui, discorso Monsterverse, cosa sta avendo successo? Godzilla e Kong nello stesso titolo. Se nei prossimi film togli uno dei due, e non sto da soli se fanno lo stesso incasso. Io provo a dire una cosa un'ultima volta e poi chiudiamo, perché sto cadendo un po' dal proverbiale pero quando leggo qual è il problema. Ragazzi, Endgame per un certo periodo è stato il film che ha incassato di più nella storia. Questi cosa si sono detti, per certi versi anche rischiando? Tutte le cavolo di idee che avete le facciamo. La facciamo Vision Quest, ma sì, Wonder Man, ma sì, Agatha Lee, certo, Ironheart, come no, la grande Ironheart, She-Hulk, certo, quell'altra roba, certo. Sbaglio o avete urlato perché vi eravate spaccati le palle perché c'era troppa roba? Che cos'è? È la bolla speculativa. Perfino Nick Fury protagonista. Funziona una cosa, via, fatene. Però funziona questo brand di patatine, fatene 30 versioni diverse.
Però sono d'accordo con quello che in chat ha scritto John Kitt, cioè queste sono le regole dell'MCU più che altro, perché è vero che il pubblico è padrone, però quante volte un film di Polanski, per dire, ha floppato e gliel'hanno fatto fare un altro? Perché è arte, è arte. Ma c'entra, e tu stai paragonando i film di Polanski a roba di 200 milioni, Polanski non ti fa 200, no, basta 200 per milioni, dai. Era per dire che comunque... Paolo, te stai mischiando questo. Le mele diventa, io parlo di cinema. Diventa l'asino di Buridano, tu proponi al pubblico tre alternative altrettanto valide e il pubblico si rompe i coglioni e non va più. Sì, questo, però poi, ma magari non sarebbe la regola, questo. Mattia, magari sarebbe una tanto. Oh, nella storia dell'uomo tutte le bolle speculative hanno portato a una fase di crollo vari settori. I western, funzionavano i western, ne hanno fatti 300 in 2-3 anni, morti. Come l'horror genere. E ancora oggi la gente non ne vuole più sentire parlare. Ma infatti io non sto parlando. Io non voglio questo per i cinecomic nel futuro. Per il futuro di cinecomic a me di Spider-Man 4 non frega un cazzo. Ma più niente, io voglio Holland e voglio, che neanche mi piace troppo, e voglio Miles Morales. Sì, non me ne frega nulla del magari passato. Magari non ne farebbero 7.000, sarebbe una tantum, giustamente. Paolo, ma se davvero, se questo fa 2 miliardi, non lo fanno una tantum? Più. Ma si sta bene, non su Marte, su Plutone. Ma se anche Travatar ne farebbero altri, ne facessero, scusami, altri tre. Cioè, dove sarebbe il problema? Vedi quelli del Sony Spider-Man Universe che sono dei flop clamorosi, magari. E perché sono dei flop? Perché si stanno intasando a vicenda, cioè, e chiami Maguire non ci ragione succede. E non te ne accorgi, però voi pensate solo ai soldi, no, che no, è una cosa importante, guarda, anche per me, guardami, cioè, io penso a Raimi e a Spider-Man. Io la chiudo qui, la chiudo qui, se il dottor Matteoschi me lo permette. Sì, poi andiamo di angolino, una domanda all'uomo, perché tanto io li voglio bene, ma con Paolo su determinate cose non si può parlare. Oggi abbiamo fatto una live in cui io gli dicevo, guarda, io sono convinto che Joker 2 mi piacerà più dell'1, capisco l'entusiasmo, perché il primo è, per me questo poster fa ca, non sono d'accordo, e direi non si schioda, perché tu vuoi avere la ragione assoluta, che sono di plastilina, ma non è vero, non è vero, per te lo sono, non è vero, sono suggestivi, c'è tutto quel color pastello, c'è il vabbè, non divaghiamo sul poster, dai, vuole avere la ragione per la volta, per me è un poster orrendo, però anche per me è terribile, semplicemente anonimo, cioè sono due anonimi. Ma ti faccio un altro esempio e poi faccio la domanda. Se gli dici è una stronzata che i David ci abbiano la categoria migliore esordiente e poi ci vadano solo gli amici di e le persone famose. E non è vero. Ma è uguale, cosa... ma non è fammi questa domanda, però veramente, ragazzi, sconta la bellezza che film, non guardo al vil denaro come questi poi gli sgocciola. Chiedo a uomo che è anche più addentro alle storie, alla vita editoriale di Spider-Man. Tu, come Paolo, in nome di Sam prima e Raimi poi, sei convinto che ci siano le condizioni affinché lui faccia un film in libertà come 20 anni fa? No, però infatti io non sono però Michele, hai visto con Strange, non era in totale libertà ed è venuto fuori un bellissimo film. A me mi fa ca Strange, a parte parlare l'uomo e poi chiudiamo. Io infatti volevo dire che non sono così romantico e mi accontenterò, dato che ho goduto anche con Doctor Strange in The Multiverse of Madness, più di te chiaramente, perché si capisce, cioè, tu l'hai detto che non l'hai creduto più tanto, io prenderei anche un Raimi un po' più, dove gli dicono, guarda, Mary Jane, che comunque anche a livello narrativo, col fatto che è invecchiata di 20 anni, puoi fare che magari è meno coglione, certo, adesso, magari la cambi un po' di più e insomma... puoi comunque tirar fuori qualcosa, ecco. Su quello, la su che quello... ti pongo io è, ma no, sì, poi basta, dai, veramente un po' di domande del adattamenti pubblico. Tutte queste modifiche, tutto questo svernare il vecchio porterà all'amore o romperanno tutti il cazzo come hanno fatto? Vabbè, però Michele, domanda, quello lo fanno, domanda come sempre porterà alla rottura di cazzo, ma su tutto, allora, da Way Home al Gladiatore 2 della discussione, che io sto dicendo questo, dicendo che lo vedrò sperando che sia bellissimo, qualora lo facessero, spoiler, per me non lo faranno mai, no, questo non lo sono dico d'accordo. Io personalmente, io non poi vedo l'ora che esca e che sia bellissimo, è tutta la puntata che si prova a dire questo e lui è Marraimi, ci siamo rotti il cazzo, ha ragione Michele, sempre. Vabbè, credo che il pubblico si sarà fatto un'idea, poi vi dico per onestà che in settimana c'è molta più gente a favore di Paolo, ad esempio, quindi... Ma certo!
nei commenti vedremo. Dai, dai. Ma in realtà mi vuole bene, fa così. I toscani siamo carini. Va bene, va bene. Allora, iscrivetevi al canale, mettete mi piace se state apprezzando questa puntata di Facce di Nerd, commentate. Ovviamente vi ricordo che chi si abbona al canale ottiene un sacco di vantaggi esclusivi. Adesso ascolteremo in primis le domande degli abbonati, presumibilmente saranno le sole uniche, visto quanto ci siamo dilungati nella trattazione di un argomento così caldo. Gli abbonati ogni settimana comunque possono anche assistere a due dirette in più speciali in cui approfondiamo gli argomenti, ci conosciamo un po' meglio, e chi si abbona alla fascia più alta diventa un ospite vero e proprio del canale nell'ambito delle puntate del mercoledì del Mattioschi Show. Vi ricordo la collaborazione con Pampling, sito che ogni giorno vi presenta tante t-shirt con stampe che fanno riferimento a tutto il mondo nerd. Con il codice Intima8 vi portate a casa un paio di calze in omaggio. C'è il servizio VPN NordVPN che ci permette di collegarci ad internet da un luogo qualsiasi del mondo, andando a visitare quindi siti che magari sono stati oscurati in Italia, approfittando di promozioni geolocalizzate. Col link che trovate in descrizione vi cuccate un sacco di sconti esclusivi e la possibilità di chiedere il rimborso entro 30 giorni nel caso in cui provate NordVPN e non vi piace, cancellate tutto. E poi vi consiglio una piattaforma streaming italiana che si chiama HOD TV. Adesso ve la faccio vedere con la condivisione schermo, datemi solo qualche secondo. È una piattaforma streaming tutta dedicata al cinema horror e thriller indipendente. Intanto volevo condividervi lo schermo, ma qua si è bloccato tutto. Ok, ci sono. Eccovela. Quindi film horror e thriller internazionali, indipendenti, tutti in italiano però, alcuni doppiati, altri sottotitolati. È una piattaforma per appassionati e patiti del genere. Con il link che trovate in descrizione, oppure attraverso il codice QR che tra pochissimo vi mostro, potete in sostanza provare la piattaforma per 60 giorni senza spendere un soldo. Quindi parliamo di 2 mesi di prova. E il codice QR è questo qui. Quindi se lo scannerizzate arrivate a una pagina e potete iscrivervi al servizio per 60 giorni, veramente è tutto gratis. Molto bene, credo di non aver saltato nulla, ho cercato di essere il più rapido possibile e direi di ascoltare le domande degli abbonati, quindi vado nell'apposito gruppo e vediamo oggi chi è il primo. Non se non sbaglio è chiuso. Non chiedete di Raimi, vi prego. E non chiedete del poster del Joker, perché sennò Michele mi tocca rimangiarlo. Quando mai mi ha mangiato? È tutto grande. È uscita la notizia che Villeneuve, oltre ad occuparsi di Dune Messiah, si occuperà anche della trasposizione di Nuclear War, un romanzo che narra appunto delle conseguenze di un'eventuale guerra nucleare. Io ho provato a cercare quale dei due progetti dovrebbe uscire prima, e sotto quel punto di vista c'è un po' di confusione, c'è chi dice uno e c'è chi dice l'altro. Vorrei chiedervi se dovesse occuparsi prima della trasposizione di Nuclear War, appunto, secondo voi quanto dovremmo aspettare circa per il terzo capitolo di Dune? Perché se io prima ipotizzavo di vederlo magari per il 2026-27, dovesse fare prima quest'altro film, le cose potrebbero posticipare anche di un paio d'anni. Vorrei sapere una vostra opinione. Grazie per le risposte e ottima puntata. È la prima cosa che ha detto: non lo farò subito dopo di un parte 2, mi prenderò il mio tempo, voglio che passi un po' di tempo per farlo al momento giusto. Quindi, ha detto anche che stava lavorando tra 2 anni, cioè già pensare al 2026-27 vorrebbe dire che fra 10 mesi al massimo è sul set. Cioè, riprese nel 2025 per farlo uscire nel 2026, e ora sto ovviamente andando a occhio, però è stato annunciato oggi lo sviluppo. Questo significa che ci sarà almeno un bel po' di mesi di lavoro sulla sceneggiatura varia ed eventuale. Le riprese e tutto, già secondo me si andava al 2027 largo. Se, come ora è stato confermato, gira un altro film, se lo gira nella seconda metà dell'anno, magari arriva, che ne so, Venezia 2026, Dune prima del 28-29 non si vede, secondo me.
Però è lo stesso schema della trilogia di Nolan su Batman. Lui faceva un film di Batman, un altro progetto. Un film di Batman, un altro progetto. Infatti fra i Batman sono passati 3-4 anni, sì, dipende. No, fra Dark Knight e Rises sono 4. Sì, ho detto 3-4 anni. 3 e 4. Fra Begins e Dark Knight sono 3. Fra Dark Knight e Rises sono 4. E quindi questo è uscito nel 2020, secondo me 2028 è presto. Però ci devi mettere questo film che è annunciato ora, quindi lo gira fra 6 mesi, se va tutto bene, 8, li prende tutto il 2025, lavora su Dune dal 26. Io dico 28-29 e sto stretto. Ma l'ha detto fin da subito. Poi come dicono in chat, è ambientato anche molto dopo, quindi... quello che stavo per chiedere... ok, quindi il Messia di Dune è ambientato dopo e quindi probabilmente anche quello vuole dare un attimo spazio a qualcuno. A parte che della cronologia del romanzo se ne è già sbattuto le balle con la seconda parte, quindi potrebbe anche iniziare il giorno dopo di un Messiah per quanto gli riguarda. Sappiate. Però a me viene solo da pensare, farà un film basato su un disastro nucleare e magari stavolta lo tratta bene il nucleare. Saluto le bombe di Hyundai. Bello. No, secondo me presente... No, vai. Avete come finisce di un parte 2, no? Che ancora c'è roba. Voi, io sono sicuro che inizia Messiah è già irrisolta. 100%. Ovvio! Certo. No, la mia cazzata era comunque che Nolan, prima del prossimo film, girerà Batman 4. Con il ritorno di... Magari, No, magari cosa? Magari sì, cazzo, si ritorna lì. Torna sei un cretino, proprio, c'hai la certificazione. Ma come adesso che la Universal gli viene proprio voglia di tornare alla Warner Bros. Perché un bel Mattioschi, perché un bel Batman Beyond di Tim Burton, come lo vedi? Subito lo vorrei. Ma infatti tu non sei una persona. Peccato che non c'è più Schumacher, perché io un terzo quel Batman trionfante io lo volevo con tutto me stesso. Imperdibile. Francesco Gervasi. Un saluto a tutte le facce di nerd. Questa mattina, mettendo un po' a posto la libreria, cosa che sappiamo tutti ogni tanto va fatta, mi sono imbattuto in dei vecchi romanzi che da ragazzo ho letto e riletto più volte e che fanno parte di una saga che nel bene o nel male, chi poco o chi meno, conosciamo un po' tutti. Quindi oggi vi chiedo cosa ne pensate della saga di Conan il Barbaro. Avete mai letto qualche racconto o romanzo sul Cimmero? Oppure visto i film con Sbarzi? Neanche no, teniamo voglia. Quindi ditemi la vostra Conan il Barbaro. Bravi. Piccola domanda bonus, vi chiedo, voi come tenete le vostre librerie? Siete maniaci dell'ordine o come me siete un disastro e fate proliferare il caos? Un saluto a tutti e buona live. Io le tengo rispondere in verticale. Esatto. Allora, io per quanto riguarda la libreria, se sono manga li tengo come se fossero figli miei, se sono libri possono anche andarsene a fanculo, non mi interessa niente. Bello, no, bello. No. Tutto allora, non me ne frega niente. Conan, a parte i film, io ho cominciato a leggerlo l'anno scorso e ho letto solo il primo racconto, perché poi è una serie di racconti, perché ho trovato un volumone che li raccoglie tutti, sì, che l'hanno fatto da qualche anno fa. Ho letto solo il primo racconto e me ne sono innamorato, perché in realtà è un fantasy molto strano, molto semplice. Si vede che l'ha scritto un americano negli anni 60, lo scriveva sulle riviste, no? C'è una roba molto... Però l'ho adorato, anche perché nel primo racconto lui arriva in questo bar a caso di ubriaconi. Chi è questo tizio, no? Mezzo nudo, col mutandone, la spadone, capelli neri, che parla un po' da scemo. Sono Conan, vengo da... C'è questa torre con dentro un gioiello che lui vuole recuperare, perché nessuno è mai riuscito a scalarla, riesce a scalarla e dentro questa torre trova un uomo elefante, cioè un uomo con la testa da elefante, che gli dice di essere un alieno che arriva da una popolazione lontanissima, che anni fa è arrivata sul pianeta, lo ha di fatto generato, fondato, poi sono stati visti come degli dèi. C'è tutta una storia che io ho detto, ma non mi aspettavo, cioè che Conan parte in una taverna, poi scala la torre, affronta un ragno gigante e poi c'è sto uomo elefante che gli racconta della verità, della nascita, della vita. Noi viaggiamo nel cosmo sulle nostre navi insetto, ma negli anni non erano ancora stati sulla luna, mi sa, quando è uscito il primissimo racconto, quindi what? Ok. I film con Schwarzenegger non sono così profondi e così strani, no, però se li,
se li dovete guardare, guardateli in inglese, perché Schwarzenegger qui addirittura era ancora più giovane, quindi ha quell'accento, fa pisciare sotto, è bellissimo. Poi tra l'altro c'è una scena, non mi ricordo se è l'uno o il due, con la preghiera a un dio più strana che io abbia mai visto, che c'è praticamente che dice: Chrome, fammi sconfiggere i miei nemici, e se non vuoi allora vattene a fare, cioè poi c'è tutto prima... cioè è stranissimo, è bellissimo. È una mitologia interessante, infatti volevo andare avanti a leggerli perché... Io non ho mai né visto i film, né letto i libri, né tantomeno i fumetti Marvel che sono stati pubblicati per tantissimo molto tempo. Molto belli quelli. Con una fortuna incredibile. È un personaggio che non conosco per niente, non mi ha mai ispirato. Beh, io quantomeno i film te li consiglio. Come dissi l'anno scorso al video delle classifiche, a tutti quelli che a The Northman dicono per forza è reazionario, i film di vichinghi sono tutti così. Guardate Conan. Vabbè. Anche io mai visto. Io ho visto solo il primo film di Conan, però anni fa, quindi mi ci vorrebbe Il primo è il più bello, il secondo un po' meno, ma anche quello c'ha tanta roba bella dentro. Sono su Disney, no? Tra l'altro. Potrebbe essere. Sentiamo poi Devollo. No. È stato anche sospeso momentaneamente dalla chat oggi perché continuava a spammare lo stesso commento. Adesso qualcosa sui mostri, moglie di Frankenstein, giusto, Christian Bale. Dai. Pomeriggio a tutti, casse le faccio niente. Mi volevo chiedere se ieri avete visto la prima foto diffusa da Warner del Frankenstein di Christian Bale. Era l'inizio di un Dark Universe. Del film, che sarà in arrivo non so quando. Ovviamente la reazione di alcuni è stata la medesima di quella del corvo, della remake del corvo, ovvero ma sembra il Joker di Jared Leto. Insomma, la mia domanda è questa. Ah, perché ha un tatuaggio qui. D'accordo con le critiche, oppure vi siete rotti il cazzo di questa paragona al Joker di Jared Leto? Se attendete questo film. Grazie e buona puntata. Soprattutto un abbraccio a tutti e a Michele Innocenti. Ciao. Io vorrei iniziare, visto che parlavamo di Remy, vorrei iniziare con Devollo. Sei pateticamente prevedibile. No, Devollo, Remy è diventato anche volgare poi, questo improvviso, queste parolacce, poi non me ne frega un cazzo. È vero. Ma io posso dire una cosa, se c'è gente che si è esaltata perché si vede la gaga di Joker messi così, io mi sono esaltato perché ho visto Bale vestito da lì, truccato da creatura di Frankenstein. Creatur comando. Io ovviamente l'ho già detto e lo ripeto, mi sono rotto i coglioni di dover parlare di un'immagine e sapere già tutto del film, cioè l'ho guardato, ho detto ok, Christian Bale fa un Frankenstein strano, vediamo quando esce il film o magari un trailer, veramente a me ormai le immagini sono talmente ogni tanto anche preparate ad hoc per suscitare un certo tipo di reazioni che mi scivolano addosso. Detto questo, io credo che il progetto della Gyllenhaal, che già da regista ha fatto The Lost Daughter, che è un film comunque parecchio autoriale, non punti a fare un canonico film di mostri, se è palese che sia qualcosa di sperimentale. L'hai letta la sinossi? Siamo nella Chicago degli anni 30, che lui cerca un dottore che gli possa creare la moglie, risuscitano una donna assassinata, vanno questa love story. Quindi si legge Frankenstein, ma si legge ispirato a Frankenstein per fare un po' il cazzo che vuole lei su dei concetti universali applicati a un'altra storia. Quindi aspetto un attimo di capire un po' meglio la natura del progetto, ma non starei qui a pensare appunto alla matrice, cioè se dobbiamo pensare a Frankenstein pensiamo a quello di Del Toro per Netflix, questa sarà una roba solite polemiche inutili. Christian Bale per me è la questione, si chiude lì. Infatti, basta. A posto. Poi a me Luke è anche piaciuto in quella foto, non capisco, a parte che anche tu Devollo, queste polemiche dove nascono, in quali contesti, da parte di chi? Perché se parliamo di Facebook, dove c'è la media d'età di 60 anni, vedono un tatuaggio, aiuto! La modernità, il tatuaggio! Vai da altre parti, il Joker di Leto, che poi ha segnato la storia del cinema, il problema erano proprio i tatuaggi. Sì. Dovrebbe essere un patchwork di cadaveri e gli avranno messo il pezzo di uno tatuato, ma non vedo il problema. Ma siamo sereni, e poi appunto non credo sarà un progetto che ambirà chissà che incassoni, sarà qualcosa di autoriale, presumibilmente molto interessante, avanti così, chi se ne fotte. Io allora, quando ho visto l'immagine ho tremato un attimo, perché quando l'ho vista in bianco e nero ho fatto no,
cazzo, ancora bianco e nero? No, il bianco e nero ha rotto i coglioni. Fortunatamente l'altra immagine era colori, il film doveva essere a colori. Infatti, io si è lodato. È una scelta. Unico, comunque, esce il 2 ottobre 2025 e poi si intitola, cioè, The Bride, nemmeno Frank. La moglie, la moglie. Sì, il giorno prima del mio compleanno. Quindi quest'anno Joker Follia 2, l'anno prossimo la moglie di Frankenstein, si gode. Ognuno ha il compleanno Frankenstein, che merita, il famoso Frankenstein, cugino di Frankenstein. Sì. Io il mio unico dubbio, però appunto è un'immagine, è quella fronte così spaziosa che ricorda molto Karloff. Io preferisco sempre un mostro reinventato, poi viene bene o viene male. Quindi scusa, così... tra l'altro, ma Carlo, quello di Bim Bum Bam, quando faceva... Esatto, Carlo, esatto, Boris Karloff, il mio amico famoso. No, comunque, Boris Karloff, e quindi quello non mi fa impazzire. Per il resto, vediamo. La storia è talmente assurda che o viene fuori la cosa più trash del mondo, oppure viene fuori una roba abbastanza... Beh, tu l'hai visto dello Sdoter a Venezia quando l'hanno presentato? Sì, mi aveva colpito. A me non mi ha fatto impazzire, però comunque si vede che c'ha un'idea registica abbastanza... Se diciamo che puoi dire, se lì ma i difetti di Lost Daughter, può venire fuori qualcosa di bello, sì, sì. Esatto. Tra l'altro dovrebbe uscire tra poco in un video, tipo in streaming da noi, Lisa Frankenstein, che è un film con Kevin esce in DVD, solo in DVD il mese prossimo per Playon, che è quel film nuovo di Diablo, scritto da Diablo Cody. Sì, praticamente è Catherine Newton, la figlia di Scott Lang in Quantumania, sì, che rianima un cadavere per fare il suo fidanzato, e il suo fidanzato è uno dei due gemelli di Zack e Cody, Cody se non sbaglio. Esatto, esatto. Cody fratello orso. Sì. Poi Spielbergo. Ciao a tutti, se c'è tempo questa seconda domanda potete rispondermi. È riciclata, volevo chiedere cosa ne pensate dei due film in live action di Scooby-Doo con sceneggiati tra l'altro da James Gunn. Come mai visti? C'è anche impopolare, ma non mi hanno fatto tanto impazzire. Forse il primo è leggermente migliore del secondo. Tra l'altro c'è anche da ricordare che nel primo fa un cameo Rowan Atkinson. No, era coprotagonista. Almeno sono mai riusciti questi due film a rendere giustizia al cartone animato di Scooby-Doo. Anche perché in questi due film pare che i mostri esistano veramente, mentre se ricordate bene il cartone animato si veniva sempre a scoprire che dietro al fantasma, il mostro di turno, c'era dietro una persona umana che aveva usato vari stratagemmi, trucchi vari per far incenare tutto. Ciao. Allora, un sacco di film animati salta fuori che poi il mostro c'è davvero, quindi non è sta gran novità. Seconda cosa, i film di Scooby-Doo, io ho capito che adesso Gunn è Gunn e gli vogliamo tutti bene, però ragazzi, il primo film di Scooby-Doo è una palla di sterco terrificante. No, assolutamente no. Editorialmente, Avatar, tieniti Godzilla e Kong. Tieniti Godzilla e Kong. Molto più bello di quella porcata. Vedi come è diventato smargiato. Forse è il trattamento di Scrappi? Paolo è un merda. Il film non ha un cazzo di senso perché ti presenta il gruppo, la prima cosa che gli fa fare è dividerli. Ma chi è il cretino che ti presenta un gruppo in una saga, la prima cosa che ti dice? Allora, ma sai quello che mi dava fastidio era il trattamento di Scrappi più che la questione di dividersi in realtà. No, aspetta, però Travata, non puoi apporre queste regole al film di Scooby-Doo, dai. Infatti. Cioè, il film di Scooby-Doo, ma poi per dire, io sono andato a vederlo al cinema il primo, che ero di che anno ero bambino, è uno dei primi 2000. Film che ho visto in sala. Avevo perché lo chiedi a noi? No, avevo che anno era che è uscito il film. Dicevo. Avevo 5 anni e non conoscevo Scooby-Doo il cartone animato, quindi non mi interessa come era rappresentato il gruppo nel cartone, ma l'ho rivisto anche recentemente, per me continua a essere un buonissimo film per grandi e piccini, dove c'è un grande film di Vanzina che fate a te piacciono, infatti, assolutamente proprio. sì, grandi Vanzina ora e sempre, e detto questo c'è una storia che coinvolge solo la scena di Shaggy e Scooby che fanno la gara di scureggio con i peperoncini, come vale tutto, le migliori risate. Ecco, io non li ho mai visti, ma adesso voglia dopo questa. Sì, è bellissima, quella è imperdibile, è una delle scene più alte di tutti. Io sono serio, però lo adoro. I mostri del primo film, ma che design di merda avevano, la CGI era orribile. Vabbè, il primo film erano dei chihuahua scappati fuori dal microonde in CGI. Ragazzi,
ci lamentiamo tanto oggi delle classiche finte ceste di Hollywood. Per prendere Velma mi pigli la Cardellini che è più gnocca di Sarah Michelle Gellar. Ma quanto deve ma va a trasformare così, era perfetta. I casting erano perfetti. I casting erano perfetti. Sicuramente la CGI secondo me, il secondo film ha molti più ha dei problemi anche quello, ma il secondo film è molto meglio. Poi tra l'altro anche solo il come creavano quei mostri era più bello. Cioè, ma poi dai, Scrappy Doo che risucchiava le anime diventava grossissimo. Una posizione popolare. Dai, posizione poi popolare. Io questi due film ovviamente non li ho mai visti perché ero già vecchio quando sono usciti, però se, io oddio, dico una cosa, se James Gunn ha voglia di scrivere un altro io glielo farei fare perché bravo, vero, io lo guarderei veramente. Ed era bravo, meglio il primo Scooby-Doo, perché il secondo con Maguire possibilmente ricordo, era no, meglio sì, il primo Scooby-Doo di tante sciofeche che escono ma poi scusa, oggi. Lui era mica assolutamente vero, ma sì, lui è, ma meglio Dungeons and Dragons dai, meglio quella palla di Dungeons and Dragons, ma no, io mi rifiuto ad aver tutti a fare il culo, fermi, basta. Un'altra domanda, per favore. Ma lui è mica Lillard, tra l'altro. Sì, sì, esatto. Chi se ne frega di Lillard? Infatti, la più bella apparizione, secondo me, di loro due. In Unitus back in action, bello, quando si vede Shaggy cartone che dice a Lillard no, non mi hai portato in live action bellissimo, in maniera convincente, bellissimo. Mi era segnalata la scena in Unitus back in action in cui lo stavo già dicendo io nel film di Scooby-Doo, ma forse l'avete già nominato, ciao di nuovo Perché l'ha messo nel mio canale Telegram, Spielberg, abbonati al mio canale. La febbre. Perché vai, spammi le robe nel mio canale Telegram, ma non ti abboni, abbonati! Mattia, sono tutto il cast di Faccia di Nerd. È stato proiettato privatamente anche con un responso molto positivo. Il Megalopolis di Francis Ford Coppola, film costato 120 milioni, addirittura uno degli autofinanziamenti più alti, pagati proprio di tasca da Coppola. E niente, vi chiedo se l'aspettate, se questo film distopico che vede in mezzo alla ricostruzione di New York o in chiave un po' più, diciamo, progressista o in chiave più tradizionale, vi può interessare come, diciamo, incipit di trama. Fatemi sapere la vostra. Per me, in generale, proprio perché Coppola si va a prescindere. Bravo. Un saluto a tutti e grazie. Ora torniamo seri, basta cacciare, ritorniamo cinefili. Avevo dimenticato la coppola completamente di Megalopolis, meno male mi ha fatto ricordare. Pensate che io non conosco niente di questo film, non so di cosa parli, però è Coppola. No, perché non mi sono informato, però si torna al discorso prima anche di Raimi. Quando si parla di questi registi potrebbero fare anche il filmino della Cresima. Però ho letto che da tantissimi anni ci sta lavorando, quindi ha avuto una produzione travagliata. Curiosità, io avevo visto il teaser che mi aveva molto stuzzicato, e tra l'altro il titolo con la sì, statua, sì, perché mi piaceva proprio come vibes, diciamo, per me piacciono molto i distopici. C'è questa roba che ho letto di Jack Black che è stato sul set tipo un sacco di volte, sì, sì, sì. Sì, perché gli piace, voleva vedere come lavorava, cioè, poi non so se alla fine ci riesce a strapparci, non dico un cameo, però muore sullo sfondo un cadavere. Ma da quanto tempo ci stanno lavorando? Dagli anni 80 lui lo vuole. Ma è tipo una cosa simile all'uomo che uccise Don Quixote di Terry Gilliam, sì, a livello di lavorazione. Di più, è durato di più questo. Io mi ricordo che da piccolo c'avevo il Castoro, che erano questi piccoli... Papà volumetti. Castoro? Non sai di cosa stai parlando, si sta parlando di cinema, fa parlare a me. Erano questi volumetti che vendevano con l'unità, erano formato compact disc in cui facevano analisi monografiche delle filmografie dei grandi registi, e c'era all'inizio di quel Castoro di inizio anni 90 c'è un'intervista in cui lui diceva che stava facendo di tutto per fare questo film che per lui era l'opera definitiva, è dagli anni 80 che lo vuole fare. Ovviamente sarà un film che si è fatto da solo per i festival, per il circuito degli appassionati, ma non è di Apple, giusto? No, è di, della sorella, quindi signor F, se andrà male è la sorella, certo che andrà male, ovviamente un film che costa 120 milioni come quello, se va bene no, ma se era di Apple avevamo la possibilità, sai, preventivamente.
niente. Andate a cagare voi il vostro Petre da stronzi. Dicevo, no, che poi in Napoleon ci aveva così mercato su Apple che hanno detto che non fanno più la versione di 4 ore. Sì, cioè, deve essere andato così, così tanto bene che hanno detto no. Proprio zeppo. Oppure hanno soldi per fare qualsiasi cosa. Mi stupisce che non... Che non vadano avanti, che continuano a produrre roba, quindi stanno meglio di me sicuramente. Vabbè, però dai, una buona parte di film l'abbiamo vista. Non so. Eccoci. Grazie, sì. Paolo. Era nuova sopra questo. Vabbè, sì. Direi tutti curiosi per il film comunque, no? Sì, sì, sì. Io, e io e Michele incrociamo le dita per una parolina che inizia con la V, no? Penso C. Cosa state dicendo? Venezia, Cannes. Drogatevi la Cannes a Venezia. A regola andrà a Cannes. Speriamo che ci abbia un ritardo nella post e che non lo finisca in tempo. È l'unico modo per avere. Parla praticamente parla non risparmiando le parole, capito, ragazzi? Cioè, sì, CV, sì, ormai... post, esatto. Ormai. Un curriculum vitae. Vabbè, siamo alla fine della puntata. No, una domanda. Ricicla la domanda, Cobrante. La prossima volta devi essere il primo. Mettetevi d'accordo nel gruppo. Io saluto Alex Ignazio 93. Mi spiace per la puntata di oggi, sono fatti così. No, ma io vi seguo da tempo in memoria, lo so benissimo che siete così. Anzi, già tutta questa puntata va nel best of 2024. È probabile. Tutta poi. Ma dov'è il best of? Spielbergo! Dov'è il best of? Do a Spielbergo il permesso di caricarlo sui suoi spazi, perché io non ce la faccio. Oh, vuole Spielbergo. Vada Spielbergo. Bene, innanzitutto chiedo scusa per i problemi col microfono, ma al 99% è StreamYard che mi odia, perché questo microfono normalmente va bene. Ma visto che oggi si è parlato tanto di arte contro capitalismo, no? Di questi registi liberi di fare ciò che vogliono, io vi ricordo che fra 2 settimane precise c'è Rebel Moon parte 2. Viva il cinema, viva il film! Io l'ho chiesto in anteprima, vediamo se me lo danno, così posso parlarne. C'è il Gladiatore 2 quest'anno. A me il primo non me l'hanno dato, bravo, mi hai ricordato di... Bene, ci ho piacere. Un tentativo, altrimenti ne parleremo, perché comunque Snyder... Può fare tutto. Mi sono già dimenticato cosa accadeva nel primo, mi tocca rivedere. Pensa, perché un narratore così bravo, Ma io l'ho detto che non mi era piaciuto, Favone di Evan. Saluto e ringrazio Travatar 91. Ciao a tutti, vi avete fatto vedere un paio di infarti, però io vorrei veramente ringraziare Rebel Moon, perché finalmente ho sentito molte voci dire che non avrebbero merito di Snyder dire di quello è un brutto film. Grazie Rebel Moon, tu apri gli occhi alle persone. Saluto e ringrazio il signor F. Raga, che dire, io vi ringrazio, siete meravigliosi, meraviglioso anche il pubblico che ci è stato a seguire in mezzo a questo delirio, e niente, si comincia il weekend nel migliore dei modi, sono soddisfatto. Orlando. Uomo che sapeva troppo, ti mando un bacio. Io sono, penso di essere morto, cioè se ero ammalato prima dopo questa diretta sarò, dopo devo provare la febbre, secondo me sarò veramente è per morto. Quello, è vero che c'erano dei malati, ma gli altri non sono giustificabili però, sono no, più. No, infatti, solo io ero un po', no, in realtà, tra l'altro... E poi io ti dico già, guarda che martedì dobbiamo riparlare di Spider-Man, mi sa. No, infatti, sarà bello, io e te, però saremo solo noi due, senza altri... No, in realtà venerdì prossimo si parlerà anche, immagino, di Ghostbusters, quindi lì sì che ci sarà da ridere. Molto probabile. Lì Michele, alleiamoci per favore, Barbuto. No, certo. C'è il trailer di Joker. Guardate che, esatto, Al King mi sa che l'ha imbroccata. Vabbè. La prossima live, ragazzi, sarà così ancora. Ci sono cose importanti poi, altre meno, come Ghostbusters, ma va bene. Dai. Eccoci qua. Vero. Quindi vi voglio bene e basta. Però voglio il best of Spielbergo, forza. Sì. Bravo. Saluto e ringrazio Michele Innocenti. E ora io qui vi rivelo la mia strategia. Oggi sono andato così in eccesso, ho usato anche tante parolacce, cosa che non faccio mai perché sono molto educato e per niente toscano. Perché io la prossima settimana vengo qua, mi siedo, dico la mia insieme all'uomo che sapeva troppo di Ghostbusters, e poi vi guardo schifato mentre dite tutte le vostre minchiate, in primis il Pirla accanto a me. E magari perché mi tanto piacerà. So già che direte, no, tanto direte tutti, di. Io vi guardo e vi disprezzo. Quindi già non parleremo senza farci capire, allora, intanto, perché se parliamo così non ci capisco. Se è un'altra volta Deo, sì, avrò da ridire. Se è un film sui fantasmi, questa volta...
Ma perché è Deo Sippo? È Deo Sippo. Perché non Stranger Things? Infatti, cioè, perché fa meno con la I, però Dawson Creek, Stranger Things. Attenzione, nessuno di questi finisce con la I, eh? È uguale, ma l'assonanza. Nessuno di questi titoli. Deo Sippo, La casa nella prateria. Paolo Innocenti è il male del cinema online. Ma se non ci fossi io, noi lo salutiamo. Ovviamente anch'io chiedo scudo se oggi ho alzato un po' i Tony Stark, ma è stata una bellissima puntata e non vedo l'ora la prossima settimana di vedere, perché a differenza di quel che dice Michele, io spero tantissimo che Ghostbusters, l'era glaciale, come si chiama, mi piaccia, perché minaccia, perché così sarei il primo a lodarlo e magari non piacerà a Michele. Immaginatevi se cambiassero le carte in tavola. Potrebbe succedere, mi piacerà meno dell'ultimo, per esempio. E meno male non hanno fatto domande su Monkey Man, a parte che Michele Innocenti non l'ha ancora non l'ho ancora visto. Ci scannerebbe un'altra volta. Va bene, ci vediamo settimana prossima. Attenzione, un'ora prima vi metto in preallarme alle 16, perché la sera ho un impegno mondano. Quindi devo concludere alle 19. Va bene. Che mignotte tutta la notte. Bravo. So che la cosa destabilizzerà il pubblico, ma è solo per una settimana. State tranquilli. Secondo me, potresti lasciare il tuo canale dalle 19 alle 20 in mano a Michele Innocenti. Non ti sarà fatto. Sì. Secondo me nessuno in chat dirà: ma come mai alle 16? No, assolutamente. Sono arrivato solo adesso. Io lo ricorderò in tutte le dirette della settimana, però e non si dirà niente. Io ormai non mi preoccupo, all'ultimo se ne renderanno conto. Ciao a tutti, ragazzi, alla prossima. Ciao, ciao, viva Reini. Ciao.